Alberi sono, rappresentano gli alberi appunto per ogni nato, così come la scuola elementare che sta sulla via di Via Calalberto. Ma io voglio, ecco, ritornare a quello che è la domanda. La domanda è molto complessa. E quando parliamo di consumo del suolo agricolo, che è notevolmente aumentato con una forte riduzione di uliveti, io mi preoccuperei innanzitutto di tutti i terreni abbandonati. E sui terreni abbandonati il programma della coalizione da me rappresentata ha uno specifico obiettivo, cioè quello di recuperare i terreni abbandonati ai fini produttivi per dare a Trigiano quello che era, riprendere a Trigiano quella che era una vecchia vocazione degli anni 60, quando a Trigiano c'era, la coltivazione del mandorlo intorno alla quale si sviluppava non solo la trasformazione, ma anche il commercio. E nel programma noi questo è quello che noi ipotizziamo. Quindi il consumo del suolo, ai fini urbanistici, fra l'altro previsti da un piano regolatore, ovvero da opere pubbliche, che secondo i punti di vista possono essere opinabili, ma dal mio punto di vista sono essenziali, perché da quanto tempo Trigiano anelava la famosa circonvallazione che alleggerisse il traffico veicolare su via Casalino, ovvero su via Aldo Moro, corso Vittorio Emanuele. E da sempre ogni amministrazione si è cimentata su questo argomento e per fortuna, io dico per fortuna, ci sono state delle amministrazioni, ma senza dire quello o quell'altro, io dico delle amministrazioni che nella continuità amministrativa hanno realizzato, sono riuscita ad intercettare i finanziamenti, sono riuscita ad intercettare i finanziamenti se hanno realizzato due circonvallazioni che bisogna completare. Questo è vero. Così come, e chiudo, quando parliamo di opere pubbliche di dubbia utilità come il canale scolmatore, voglio dire alla persona che ha stilato questa domanda, il canale scolmatore rinviene da un'applicazione di una legge nazionale che è la normativa sull'uso della tutela del territorio, un'autorità di bacino regionale che ha imposto all'amministrazione comunale di realizzare il canale scolmatore ai fini della tutela e della salvaguardia idrogeologico del comune. Grazie, grazie. Ha sforato di qualche secondo e quindi viene ammonito in maniera verbale per il momento. Scherzando naturalmente, però i tempi li dobbiamo rispettare. Vado subito alla seconda domanda. Partiamo da Donatelli. Molti interventi urbanistici recenti, leggo, sono stati attuati in variante di PRG a seguito di conferenze di servizio a richiesta di soggetti privati operanti a scopo di lucro, delle imprese evidentemente. Ritenete questa un atto di asservimento a forme di potere e come pensate di porre rimedio? Le domande le hanno preparate i cittadini. Mi Sono domande pertinenti sembra una domanda eccessivamente tecnica, diciamo, onestamente. Qui ci vuole un team di ingegneri per poter affrontare questa domanda. Io però, quale cittadino comune come voi stessi, cercherò di dare una risposta, però nel frattempo me la rileggo piano piano perché è difficile. Allora, il piano regolatore generale del nostro comune è stato approvato, credo, 2016-5 nel 2011. Il piano regolatore ha dei limiti forti, perché il piano regolatore, io se non ricordo male, non è stato licenziato dal Consiglio Comunale. Qui ho visto prima l'avvocato Toscano che mi ricorda un suo intervento in Consiglio Comunale, quando lui fece uno scoop in quel momento dall'opposizione e disse che, mi ricordo testualmente le parole, il Comune di Trigiano, a seguito di una disposizione della Regione, è stato commissariato per l'approvazione del piano regolatore generale. Credo che siamo intorno agli anni 2000, quindi vuol dire che il primo limite massimo che noi abbiamo per quanto attiene il piano regolatore è che il piano regolatore non è stato approvato, non è stato elaborato, non è stato costruito in loco tenendo conto delle esigenze della città, ma abbiamo dovuto subire un commissario straordinario, un commissario ad acta, non so di preciso come si chiamasse in quel momento, che è andato ad elaborare il piano regolatore. Quindi la nostra politica in quegli anni sicuramente ha acclarato un fallimento, in quanto non ha elaborato il piano regolatore tenuto conto delle esigenze del Paese. Sicuramente quello che è stato approvato nel 2011, e quindi siamo in autunno 2011, non è stato, innanzitutto sicuramente è stato buono approvarlo perché quantomeno abbiamo cominciato,
però ha dei limiti grossi perché prende in considerazione una situazione molto vecchia, probabilmente vecchia di 20-30 anni, e quindi è uno strumento da, come dire, da richiamare, da rendere più attuale, al fine di consentire lo sblocco anche di aree attualmente bloccate. Per quanto riguarda forme di atti di asservimento e forme di potere, io mi dissocio completamente da questa illazione, perché se i cittadini chiedono un permesso di costruire o di edificare o di sopraelevare, gli uffici tecnici fanno le loro valutazioni e rilasciano le autorizzazioni, vuol dire che queste sono regolari, sono legittime, cioè non vedo il motivo per il quale dobbiamo pensare che il cittadino è asservito al potere. Da un punto di vista meramente tecnico, sicuramente il piano regolatore generale del nostro comune ha bisogno di una, come dire, sistemazione, di un adeguamento alla situazione attuale, anche perché, che io ricordi, prendeva in considerazione non più l'esistente, ma le zone si erano notevolmente modificate negli anni, e comunque è la dimostrazione del fallimento di una certa politica di determinati anni che non è riuscita ad elaborare il piano regolatore. Ci sono stato, Sono avanzati pure 5 secondi, quindi portiamo tutto come si dice, a scena. Adesso tocca a Michele Mastronato. Mastronato. Leggendo la domanda mi viene quasi da sorridere. Io sono un cittadino e non ho mai visto un piano regolatore generale. Sicuramente dovrei avvalermi della consulenza di qualche ingegnere. Però molti interventi urbanistici recenti sono stati attuati in variante di PRG a seguito di conferenze di servizio e richiesta di soggetti privati operanti a scopo di lucro. Ritenete questo un atto di asservimento a forme di potere? Lì c'è uno striscione che grida vendetta. E qui c'è una delibera di Consiglio Comunale che dice che quel terreno qui alle nostre spalle era una zona F, attrezzature di interesse urbano, attrezzature sportive, riconvertita a CCR. Ritengo questo un asservimento a forme di potere? Spero di no, spero di non entrare in comune e vedere cose strane, però è chiaro che due domande me le faccio proprio per rimanere in tema alla domanda. Per quanto riguarda invece la seconda parte, come pensiamo di porre rimedio? Bene, come si pone rimedio all'interesse di pochi? Semplicemente con la trasparenza, rendendo trasparente Palazzo Pontrelli, trasparente qualsiasi tipo di intervento, dal bilancio ai soggetti che hanno preso contributi al comune, ai soggetti beneficiari di appalti, rendendo trasparente chi lucra sulle spalle dei cittadini. Rendendo trasparente tutto, chiunque può rendersi conto di dove vanno i nostri soldi. Questo è semplicemente un'area di intervento. Rendere trasparente è tutto alla luce del sole, così si vedono gli interventi specifici a favore di chi, con quale importo. Io non avrò, spesso e volentieri, non avrò bisogno di 3 minuti per rispondere, perché ci sono delle domande talmente tecniche che necessitano del parere di esperti, e talmente semplici da cittadini da interpretare, che sono veramente un assist per un gol a porta vuota. Posso? Vabbè, per quanto riguarda il piano regolatore, naturalmente l'iter che ha caratterizzato l'approvazione del piano regolatore è stato un iter molto ma molto complesso. Chi conosce, adesso è cambiato un po' l'anno, un pochino, adesso si chiama PUG, piano urbanistico generale, ma prima si chiamava piano regolatore generale. E la procedura di approvazione del piano regolatore era molto complessa ed era molto ma molto partecipata. Questo è da sottolineare. Se si è arrivata al commissariamento del piano regolatore non per l'incapacità degli amministratori di seguire un iter che ha seguito sino in fondo, ma perché purtroppo c'erano delle sentenze, ricordo ancora Pietro V, avvocato di Lecce, il quale contestava sempre che il piano regolatore, essendo uno strumento generale, non poteva essere approvato da consiglieri comunali i quali avevano degli interessi, che poteva essere il semplice 100 metri di terreno agricolo, no? Di proprietà. Per cui, siccome all'epoca molti consiglieri comunali, volenti o nolenti, avevano una casa, avevano una piccola proprietà, non potevano approvare il piano regolatore, per questo la Regione nominò
il commissario ad acta. Poi quello che ha fatto il commissario ad acta, essendo poteri sostitutivi, sta nella responsabilità del commissario ad acta. Non voglio entrare nel merito, francamente ci sono delle zone del piano regolatore, francamente devo dire che qualche cosa all'epoca la ricordo, che all'improvviso, forse sarà stato un altro pezzettino della torrente Chiancarello, che diventava edificabile, chissà perché, ma non mi interessa. Varianti. Di solito, quando si fanno le varianti al piano regolatore da parte di un privato, non è il soggetto importante, ma è l'opera. Voglio dire, si fanno le varianti nel momento in cui da parte dei privati, anche da parte dei pubblici, del pubblico, cioè di un ente pubblico, di un soggetto pubblico, solo se l'opera da realizzare è un'opera pubblica, ovvero è un'opera, come dire, di uso pubblico. È evidente che se la legge, ho finito, se la legge permette al privato di realizzare opere pubbliche, ovvero di uso pubblico, questo, se non lo vede la legge, è permesso e lo si fa. Benissimo, benissimo. Passiamo. Adesso tocca a Campobasso e finiamo questa domanda, poi passiamo. Allora, per rispondere giustamente a questa domanda avrei bisogno di un titolo di studio che purtroppo non ho. Fortunatamente in questo quinto anno ho avuto esperienza di quello che potrebbe essere un esempio di piano regolatore. Il piano regolatore, abbiamo capito, ho capito, è quel piano che serve a regolare l'utilizzo del territorio di una città. Nella domanda viene esplicitato una questione, ovvero che alcuni soggetti privati hanno chiesto delle conferenze per le modifiche di questo piano regolatore. Se questi privati hanno potuto fare queste modifiche, vuol dire che il tutto rientrava in quella che è la legge, quindi purtroppo noi non possiamo intervenire assolutamente. Se queste sono forme di, come dire, asservimento a poteri economici, questo non ve lo possiamo dire. Un'amministrazione però potrebbe intervenire in questo senso sul piano regolatore, ovvero chiamare ovviamente dei tecnici competenti e stilare un piano regolatore che serva alla cittadinanza e non a singoli soggetti privati. Quindi quello che l'amministrazione dovrebbe fare è innanzitutto interpellare e capire quali sono le esigenze della cittadinanza e poi agire di conseguenza. Bene, bene, stiamo andando benissimo perché i tempi li stiamo rispettando. Io mi sento un po' un vigile urbano a dirigere questo traffico. Sì. L'ansia perché sì, dobbiamo stare nei tempi e sperare anche che ce ne avanzi per qualche riflessione esterna. E la terza domanda, se ho capito bene, è uno dei temi, diciamo, caldi di questa campagna elettorale ed è un tema particolarmente a cuore ad Agenda 21 e a chi vive in questo quartiere, sto parlando del CCR, il Centro Comunale di Raccolta. Allora, la domanda che è stata formulata è la seguente, anzi ce ne sono due, la accorpiamo in un'unica domanda perché il tema è analogo. Come pensate di coinvolgere i cittadini in una politica di governo partecipata? Questa evidentemente è la cornice. Il quadro qual è? CCR, il centro, nuova localizzazione e l'Aro 7 Bari, l'Aro Bari 7. Quali strategie territoriali da privilegiare e da salvaguardare? Quale il ruolo dei cittadini sulla scelta del sito? Il tema della partecipazione che introduceva la domanda. Poi, sempre sullo stesso tema, stiamo là, le scuole, soprattutto quelle superiori, sono da sempre considerate fonti di cultura e di economia. Non pensate che il centro di raccolta e la fermata del bus che si sta realizzando possano incidere nella riduzione del numero di iscritti, mettendo così a rischio non solo alcuni posti di lavoro, ma anche le stesse istituzioni? Insomma, la domanda, per riassumerla
e sul centro di raccolta e sul se spostarlo, come spostarlo, se spostarlo con la partecipazione dei cittadini e come devono intervenire. 3 minuti, comincia Michele Mastrolonardo. Questa qui vale? Come pensate di coinvolgere i cittadini in una politica di governo locale partecipata? Semplice. Naturalmente stiamo parlando del tema, eh? Certo. Chiaramente esistono tante proposte, come per esempio le proposte portate dalla cittadinanza in consiglio comunale, per le quali passeremo le firme a 500. Ma in particolare per il CCR dobbiamo ricordare innanzitutto che non ci voleva poi dopo tutto chissà quale competenza tecnica o laurea in ingegneria. Si chiama semplicemente buon senso quello di non piazzare un centro di trattamento rifiuti alle spalle di scuole e abitazioni. Centro di trattamento, comunque di stoccaggio, comunque saranno lì e di certo non profumeranno. E non è un bel vedere né per chi si affaccia dal balcone né per chi entra a Triggiano o esce dal paese, dalla rotonda, insomma, perché è proprio all'ingresso e all'uscita del paese. Nuova localizzazione, chiaramente è chiaro che bisogna coinvolgere la cittadinanza, visto che è stata totalmente ignorata in questo procedimento. Dobbiamo deciderlo insieme, ma soprattutto con la base del buonsenso. Il buonsenso prevede di localizzare questo centro comunale di raccolta, che è necessario, assolutamente necessario, ma lontano dal centro abitato, non tantissimo, ma lontano. Chiaramente non so dirti dove, perché non ho un piano regolatore, non so nulla di queste cose, ci vorrebbe un ingegnere, ci vorrebbe qualcuno che me le spieghi queste cose, perché io sono un informatico. Però è chiaro, l'importante è localizzare un centro comunale di raccolta lontano dalle abitazioni, come per esempio quello di Adelphia, che è leggermente fuori di 700 metri dal centro abitato. Qual è il ruolo dei cittadini scelta del sito? Chiaramente il ruolo deve essere determinante, i cittadini devono approvare la scelta, perché i cittadini sono i nostri datori di lavoro e non sono quelli che ci vengono a dare il voto in questo periodo e poi vengono dimenticati per 5 anni, semplicemente, devono essere alla base della partecipazione. Altra cosa, a Triggiano non viene fatta un'assemblea civica ogni 6 mesi per discutere le proposte fatte in amministrazione, per esempio, e anche la consulta giovanile, noi abbiamo l'istituzione della consulta giovanile per chiedere un parere anche ai giovani, perché anche i giovani fanno parte di Triggiano. Quindi alla fine abbiamo tante proposte nella partecipazione dei cittadini, il punto 2.2 del programma è molto molto chiaro in merito. Quindi, riassumendo, CCR ovviamente sì, ovviamente da spostare, però nel frattempo ditegli agli operai che stavano lavorando fino a 2 ore fa, 3 ore fa, stavano lavorando. Qualcuno dice che lo dobbiamo sospendere su CCR, ok, ma che si faccia? Qualcuno si svegli perché ci stanno lavorando. Grazie, tocca ad Adolfo. Sì, grazie. La questione del cattivo odore, forse non ho capito bene io, perché di solito è legata ai rifiuti organici, ma solo per capire, anche i rifiuti organici saranno depositati in questo centro di raccolta? Allora, per quanto riguarda... Non fa parte sì. Della domanda. Dunque, io posso leggere un estratto del decreto ministeriale del 2008... Quindi al limite se c'è la necessità di capire meglio che cosa significa CCR, che cosa si stocca, c'è un'ampia documentazione durante la quale possiamo anche meglio forse esporre ai cittadini che cosa si fa e che cosa si può stoccare temporaneamente all'interno del CCR. Se io dico sempre, se c'è una legge bisogna rispettarla, poi c'è un'opportunità politica, ma la legge dice, il decreto ministeriale in maniera particolare, che il CCR va fatto, perché il CCR serve a completare il ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. E se questo è vero, quindi entriamo poi nella opportunità politica. È corretto, è facile, è giusto averlo fatto, realizzato in quel sito? Ce n'era un altro? Noi come al solito diciamo sempre, sì, dobbiamo fare le belle cose purché sia l'altro a soffrire. Ora, è chiaro che qua nessuno deve soffrire. Allora, giusto per essere chiari sino in fondo,
Siccome nel mio programma, e vi leggo uno stralcio velocemente, anche per rispondere alla domanda che si fa sulla forma di partecipazione, io dico che il programma vuole costituire il punto di partenza per una politica che sia innovativa e concreta nei contenuti, condivisa e trasparente nel metodo e soprattutto realizzata nel prosieguo con il contributo dei cittadini e dei loro rappresentanti nelle istituzioni. Contributo dei cittadini, dei loro rappresentanti nelle istituzioni, significa che questi due soggetti devono assolutamente devono interagire fra di loro. Allora, nello specifico, perché io credo che la maggior parte di voi oggi è presente per sentire che cosa dobbiamo fare se dovessimo essere eletti. Per quanto mi riguarda, il giorno dopo io fermerò i lavori e darò 20 giorni di tempo ai cittadini, insieme ai loro rappresentanti nelle istituzioni, a trovare la soluzione al problema, che qualsiasi sia la soluzione condivisa, sarà la soluzione della mia amministrazione. Ottimo, grazie. Adesso tocca a Campobasso. Allora, mi complimento anche per le risposte cariche di tecnicismi che sono state date da alcuni miei colleghi candidati. Allora, voglio ricordare al pubblico che questo centro comunale di raccolta è obbligatorio, rientra in quello che è il contratto stipulato tra il comune di Trigiano e l'azienda che gestisce lo smaltimento dei rifiuti. Il centro comunale di raccolta rappresenta il casus belli, secondo me, e ci dovrebbe far capire un qualcosa, ovvero come l'amministrazione in questi ultimi 20 anni si sia allontanata, o meglio, si sia resa isolata nella sua torre d'avorio e non interpelli mai i cittadini. Qui mi viene chiesto come pensate di coinvolgere i cittadini in una politica di governo locale partecipata. Nel nostro programma, il programma del Partito Comunista dei Lavoratori, abbiamo pensato di introdurre una consulta cittadina popolare che serve per interpellare per l'appunto la cittadinanza sui temi cardine che dovrebbe gestire l'amministrazione comunale. Questa consulta popolare potrebbe occuparsi sia della gestione economica e quindi dare un senso di trasparenza alla cittadinanza, ma anche su questioni fondamentali come quella del CCR. Ripeto, questo centro comunale di raccolta è un qualcosa di obbligatorio, sta da fare. Quindi quello che potrebbe imparare l'amministrazione, vedendo anche la creazione di questo comitato contro il centro comunale di raccolta, è che i cittadini hanno una voce e vogliono essere ascoltati. Quindi l'amministrazione ha il compito assoluto di ascoltarli e la consulta cittadina popolare è lo strumento adatto, il tramite perfetto tra quella che è la cittadinanza e l'amministrazione. Antonio Donatelli. Molto in difficoltà. Allora, il centro di raccolta. Sicuramente la location del centro di raccolta non è stata felice, perché quando i cittadini si ribellano e dicono che non va bene, vuol dire che le cose non hanno funzionato. Quindi, senza utilizzare mezzi termini, la posizione di questo centro di raccolta non è stata felice. Ma poi vado oltre, anche vedendolo e pensando a come questa zona possa perdere di valore con questo impianto, sicuramente non è stata una scelta felice. Il centro di raccolta avrebbe dovuto essere realizzato dall'azienda sin dall'inizio, sappiamo, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto. Nelle mura l'azienda ha pagato una penale di credo 5.000 euro al mese, io comunque vedo strano il fatto che si siano accelerati in maniera forte i lavori, perché facendo un po' il pari e dispari conveniva più che continuassero a pagare la penale fino alla fine del contratto piuttosto che andare a realizzare un centro di raccolta che costa il triplo rispetto alla penale residua. Quindi sinceramente da questo punto di vista ho difficoltà a capire la motivazione per il quale c'è stata questa fortissima accelerata. Noi abbiamo fatto una proposta immediata, io mi sono stampato quando l'abbiamo fatta e l'abbiamo fatta il 14 maggio.
A me piace vedere le cose di fatto, mi sono fatto un giro, sono andato qui, poi c'era stata una proposta di trasferirlo ad un'altra parte, l'abbiamo fatta nostra. C'è questo benedetto immobile confiscato alla criminalità organizzata che si trova sulla strada per Carbonara, è un immobile abbandonato, quindi il centro di raccolta si può trasferire lì. Bloccare i lavori nelle more di decidere che cosa fare per far passare lungo tempo vuol dire sottoporsi ad un rischio di contenzioso enorme, di richiesta di risarcimento di danni enormi da parte dell'azienda che nel frattempo ti ha dato 5.000 euro al mese per anni a titolo di penale. Poi li blocchi, li fermi e come ce ne usciamo? Allora bisogna essere decisi, determinati e convinti. Il centro di raccolta, a mio modo di vedere, si può trasferire sulla via per Carbonara in questo immobile senza pensarci due volte, facendo una variante a questa benedetta situazione. E io mi sono anche preoccupato di fare una ricerca, perché non si può fare in un immobile confiscato alla criminalità, e invece nel comune di Cinisi ho trovato che è stato fatto, quindi si può fare, bisogna cambiare eventualmente la destinazione, perché lì pare che sia riservato ad una non meglio precisato, un meglio centro di ricerca, ecco, ho trovato scritto, ma un centro di ricerca chissà quando si farà, quello rimarrà un immobile abbandonato. Allora utilizziamo per fare il centro di raccolta. A Cinisi hanno anche fatto all'interno, siccome c'era una parte coperta come qui, la casa del baratto, dove i cittadini vanno, lasciano gli elettrodomestici ancora funzionanti ma che non vogliono più utilizzare perché li vogliono buttare, o i mobili, e coloro che sono in difficoltà li possono andare a recuperare. Questa è la nostra proposta concreta. Ottimo, stiamo rispettando i tempi. Ti hanno troncato le ultime parole, ma i concetti sono stati espressi chiaramente, in modo chiaro e compiuto da tutti, i progetti pure. Quarta domanda, dalla manifestazione, dai rapporti con i cittadini all'esterno agli interna corporis. Qua si parla di Palazzo Contrelli, direbbe il nostro amico Michele Mastronardo. Efficientamento della macchina amministrativa. La domanda è, anzi le due domande sono, ma è un unico quesito da rivolgere ai nostri candidati, parte Schiraldi, a fronte della strutturale carenza di organico, quali sono le iniziative che si vorranno intraprendere, come valuta la produttività dei dirigenti comunali, cioè con quali criteri, e qual è la ricaduta di questa produttività sul territorio e sulla cittadinanza. Insomma, la macchina amministrativa, come funziona e come vogliamo farla funzionare meglio. Sì, che le domande in apparenza sono due, ma secondo me sono tre. Perché non sono tre? Perché quando parliamo di efficientamento della macchina amministrativa, poi parliamo della strutturale carenza di organico e di come valutare i dirigenti, sono tre le domande. Perché l'efficientamento della macchina amministrativa è una parte importante della carenza dell'organico. Per cui quando parliamo di efficientamento della macchina amministrativa io penso comunque ad una formazione continua del personale, che comunque è necessaria, perché oggi la produzione legislativa, ma non solo la produzione legislativa nazionale, ma io dico quella comunitaria, e se noi vogliamo attingere i finanziamenti europei, è comunque una parte importante dell'aggiornamento che purtroppo, dico, i nostri valorosi dipendenti, quelli che sono rimasti naturalmente, si devono sottoporre. Però c'è anche il grosso problema di organico, che negli anni le varie legislazioni hanno impedito di rimpinguare. Ora, bisogna ipotizzare, secondo me, un nuovo orientamento e seguire un nuovo orientamento nazionale, cioè quello dell'unione dei comuni, della messa in comune, tra virgolette, dei vari servizi. Cioè non si può avere oggi, faccio un esempio banale, al comune di Trigiano, l'ufficio tecnico con un ingegnere, due geometri, al comune di Noicatri un ingegnere, due geometri. Bisogna fare sistema con gli altri comuni e creare delle economie cosiddette di scala, che in questo caso invece rappresenterebbero un plus valore tra le varie amministrazioni.
Credo che questo sia l'orientamento. Non si può pensare oggi assumiamo i vigili, mettiamo i vigili, un vigile per ogni in villa, un vigile all'altro parco. Oggi purtroppo, se dobbiamo essere realisti, siamo realisti. Tutto questo è quasi impossibile. Per quanto riguarda il discorso, e chiudo, sulla valutazione dei dirigenti, ci sono i criteri, ci sono dei regolamenti comunali che si possono anche migliorare, però io dico che i dirigenti devono raggiungere gli obiettivi che annualmente un'amministrazione comunale deve loro assegnare. Fare le varie valutazioni. Benissimo, grazie Adolfo. Tocca a Stefano Campobasso, a Claudio Campobasso, e quando ha sentito Plus Valore citato da A si è scatenato. Immagino che darà una risposta bella frizzante. Prego, a te tocca. Allora, per rispondere a queste domande credo che 3 minuti siano più che bastevoli. Allora, a fronte della strutturale carenza di organico, quali sono le iniziative che si vorrebbe intraprendere? Se c'è una carenza di organico, vuol dire che c'è bisogno di assumere. Noi vediamo, io vedo ogni giorno, molte persone giovani, persone di mezza età, anche persone vicine alla pensione, che non hanno più un lavoro. Quindi, la domanda è, ci servono persone che lavorino? Le persone dicono, io voglio lavorare. La risposta è semplice, assumiamole. Sblocchiamo delle risorse abolendo i privilegi che ci sono all'interno delle amministrazioni comunali e non solo, e quindi diamo lavoro. È molto semplice la risposta. L'altro punto è come valutare la produttività dei dirigenti comunali. In realtà questa domanda viene in aiuto perché uno dei punti principali del programma del Partito Comunista dei Lavoratori è appunto far eleggere tutti i funzionari e i dirigenti della pubblica amministrazione sui luoghi di lavoro, dai lavoratori stessi, annullare i meccanismi di cooptazione e designazione dei dirigenti e rendere le loro nomine trasparenti, elettive e revocabili. Quindi ancora una volta è il lavoratore che deve decidere chi lo amministra. Quindi creando questo sistema per il quale gli amministratori vengono eletti da coloro che devono essere amministrati, credo che il sistema potrebbe aggiustarsi e potrebbe essere reso migliore. Ecco, tocca ad Antonio. Devo chiedere scusa per l'accento del paese che ho citato prima. Claudio mi ha corretto, ha detto che non si dice cinisi ma cinisi. E siccome è il paese dove fu ammazzato Peppino Impastato, insomma, per la mano di Badalamenti, ho commesso una gaffa, scusate. Allora, per quanto riguarda l'efficientamento della macchina amministrativa, la macchina amministrativa è fortemente carente nella situazione attuale e questo lo riscontriamo anche nella incapacità del Comune di soddisfare i bisogni dei cittadini in maniera costante, continua e anche coerente con gli obiettivi che la politica si impone. Io ritengo che i collaboratori che il Comune ha in questo momento si deve tenere tutti per sé e deve approfittare di quelle finestre che occasionalmente si aprono per assumere altri dipendenti, per incrementare immediatamente la macchina amministrativa e per utilizzare, senza fare convenzioni con gli altri comuni, in toto i collaboratori per il Comune stesso, perché altrimenti poi, se uno lavora un giorno in un comune, un giorno all'altro, un giorno all'altro, a parte che si perde il filo conduttore dell'efficienza del lavoratore, ma poi non si dà neanche al cittadino stesso la disponibilità e la sicurezza di vedersi sempre di fronte, cioè la garanzia della presenza dei funzionari negli uffici. Qui si parla di come valutare la produttività dei dirigenti. I dirigenti vengono valutati da un organo tecnico che esiste nel nostro comune, che è il nucleo di valutazione, composto da 3 componenti. Uno è il segretario generale e poi ci sono 2 membri esterni nominati dal sindaco. Quindi i dirigenti vengono attualmente nominati dal nucleo di valutazione, come prevede valutati dal nucleo di valutazione, come prevede la legge. Io non, il nostro nucleo di valutazione non costa molto
alla nostra città, perché ogni componente prende 2.500 euro lordi all'anno, quindi sicuramente non abbiamo un problema di onere nella valutazione dei dirigenti. La cosa invece secondo me più importante è che quell'organo va modificato, nel senso che bisogna togliere dalla valutazione dei dirigenti il segretario generale, perché poi se il segretario valuta i dirigenti, la macchina amministrativa è nelle mani del segretario generale, perché ha sempre il potere di valutare i dirigenti, quindi c'è una sorta di, come dire, di dipendenza dei dirigenti stessi dal segretario generale. Io ritengo opportuno cambiare il nucleo di valutazione nell'organismo, nell'OIPUNE, l'organismo di valutazione indipendente, e secondo me dovrebbe essere anche costituito da due componenti nominati sempre direttamente dal sindaco con gli stessi oneri, in maniera tale che c'è il numero pari 2 non è buono per gli organi, perché poi in caso di disaccordo non c'è, voglio dire, come si può bloccare l'organo, no? È meglio farli sempre dispari, però su questo sono un po' superficiale, perché già la giunta stessa del comune di Trigiano è fatta di un numero di componenti pari, e quindi ci rimettiamo nelle mani della professionalità delle persone nominate. Grazie. Mastro Leonardo. Noi del Movimento 5 Stelle riteniamo che i tecnici del comune, gli ingegneri, i dirigenti siano una grandissima risorsa. Non entreremo in comune con il fucile puntato, perché di qua da oggi si fa efficienza a tutti i costi. Si deve collaborare, innanzitutto senza questo controllo di polizia immediato. Certo, io e i miei dirigenti direi, io non sono qua per perdere tempo, io non sono un politico e voglio fare la storia di questo paese. Quindi passiamo tutti alla storia e lavoriamo per il bene comune. Fatto questa premessa, è chiaro che ognuno per il proprio lavoro si assumerà poi la propria responsabilità. Per quanto riguarda l'efficienza del comune, noi abbiamo un punto del programma apposito, sembra fatto apposta, il 2.3, e dice innanzitutto la riduzione delle consulenze esterne, che gravano moltissimo sul bilancio, specialmente le consulenze legali. Chiaramente noi non lo possiamo sapere perché non abbiamo la visione del bilancio, quindi tranquillamente possono spendere tutti i soldi che vogliono, tanto che ci frega, tanto salatari e va bene. L'investimento nella formazione continua del personale, perché è chiaro che un personale aggiornato è un personale efficiente. Se il personale non sa neanche navigare su internet o stampare un modulo, è chiaro che le macchine si inceppano, e ce ne sono purtroppo, abbiamo constatato, degli servizi anche da questo punto di vista negli uffici comunali. Un altro punto molto interessante è quella dell'istituzione di una commissione specifica con l'obiettivo di studiare e intercettare i bandi europei, perché anche questo è fondamentale proprio per ovviare alle carenze di bilancio. Questa è una cosa che ripeto sempre, i miei tra virgolette avversari ormai avranno la nausea di sentirmi parlare di fondi europei. Poi, chiaramente, efficienza, eliminazione di tutte le spese superflue che gravano sul bilancio comunale. Volevo pensare alle spese postali, alle spese telefoniche, la corrente, i computer lasciati accesi la notte. Cioè, è chiaro che ogni spesa risparmiata sono soldi dei cittadini che non vanno in fumo, prima di tutto. Poi, l'istituzione di un tetto massimo per la retribuzione dei dirigenti, perché non si può aumentare, soprattutto a fine mandato, queste premialità che vengono date solo ad alcune persone. Come mai? Sono bravi e gli altri no. Questa selezione tra dipendenti comunali, l'ufficio tecnico, infatti, io non mi spiego determinate premialità. Poi per quello che riguarda, no, chiaramente il resto del programma lo potete leggere tranquillamente, vedo se mi sono perso. Valutare la produttività dei dirigenti comunali. Bene, semplicemente si assegna un lavoro e in un determinato periodo di tempo si torna a verificare la situazione. Questa è l'efficienza, la definizione di efficienza. Svolgere un lavoro in un determinato intervallo di tempo. Se non ce l'è fatta, perché? Per come si va a indagare. Con la trasparenza si ottiene tutto questo. Grazie. Ecco, proprio hai spaccato il secondo. Ecco qua. Rimettiamo a zero e riprendiamo il giro, abbiamo fatto 4 domande, credo siamo nei tempi, 4 domande, abbiamo preso 40 minuti, quindi siamo perfettamente nei tempi, quindi possiamo proseguire, siamo a metà del percorso, siamo entrati proprio nel ragionamento di come deve funzionare la macchina dentro e come deve funzionare fuori. Adesso parliamo di quello che deve offrire per garantire dei servizi all'altezza, diciamo, delle necessità dei cittadini, dei bisogni.
Allora, intanto il tema è l'affidamento dei servizi in convenzione a realtà del terzo settore. La domanda segnala che spesso gli operatori di queste imprese no profit non vengono pagati a dovere da mesi, e quindi diciamo il tema è che rapporto deve avere l'amministrazione con queste attività. E l'altra questione riguarda, siamo sempre nell'ambito diciamo, dei servizi, delle attività di servizio sociale, prestazioni e servizi domiciliari per persone anziane e disabili. Qual è lo stato attuale delle vostre proposte? Comincia Campobasso. Realtà del terzo settore che non pagano i loro operatori da mesi. Sono dei criminali allora, utilizzano la schiavitù. Quindi che cosa fare? L'amministrazione potrebbe operare in due maniere, ovvero controllando quelle aziende a cui l'amministrazione ha delegato alcuni servizi e punire le aziende che non seguono la legge, o magari occuparsi in prima persona, parlando dell'amministrazione, del controllo di questi servizi. Quindi nel nostro programma noi proponiamo una reinternalizzazione di quelle aziende che si occupano di servizi nei confronti del pubblico, sia che esse siano aziende private che cooperative sociali. Per quanto riguarda le prestazioni e servizi domiciliari a persone anziane o comunque con disabilità, io diciamo che ho potuto toccare in prima persona quello che è il servizio che ci viene offerto. Ovvero un servizio praticamente pari a zero. Quindi che cosa posso dire? Semplicemente che bisogna creare delle situazioni che aiutino le persone in difficoltà. E sempre tornando sulla questione di aziende che non pagano i loro dipendenti, bisogna stabilizzare immediatamente tutti i lavoratori, reinternalizzandoli e dandogli un contratto a tempo indeterminato. Quindi garantiamo il lavoro, garantiamo sicurezza, solamente così Triggiano può tornare a crescere. E penso che questo modello sia un modello che debba essere applicato non solo a livello locale, ma a livello nazionale e internazionale. Ottimo, grazie Donatelli. Mi passerà dopo il giorno del voto. Allora, dunque, qui si parla di lavoratori del terzo settore che non pagano i loro operatori. Non vorrei che l'inciso fosse riferito al problema più ampio proprio di tutte le aziende appaltatrici che spesso sono in difficoltà e non pagano i lavoratori. L'esperienza che abbiamo a Triggiano è quella della Lombarda Ecologia, che sappiamo che ha avuto molte difficoltà nell'esercizio della sua attività negli ultimi anni, e il Comune si è sostituito nell'erogazione degli stipendi ai lavoratori esercitando un diritto previsto, come si suol dire, dall'articolo 5, quindi ha trattenuto le somme dal canone da corrispondere all'azienda e lo ha versato direttamente ai lavoratori. Credo che purtroppo questa prassi continui tuttora, visto la situazione di gravità in cui versa l'azienda. Ci giungono notizie che a giugno ci sia fissata un'udienza per dichiarare o meno il fallimento di questo, non possiamo che rammaricarci. In ogni modo, è chiaro che il Comune può fare molto poco, perché sottoscrive un contratto, riceve un servizio, deve stare attento che il servizio sia erogato in maniera perfetta e nel pieno rispetto del contratto stesso, però poi sono le aziende che devono pagare i dipendenti. Di dove è previsto ed è possibile, il Comune si sostituisce, ed è meglio, invece di dare i soldi all'azienda che poi non si sa se paga i lavoratori, si sostituisce e paga direttamente i lavoratori, sempre però decurtando il tutto dal canone e dal corrispettivo da dare. Per quanto riguarda i servizi, credo i servizi domiciliari, qual è lo stato attuale? Lo stato attuale del Comune è che il Comune, tramite il piano sociale di zona, eroga i servizi di assistenza domiciliare agli anziani, quindi sia quelli in maniera più leggera, quindi aiuta gli anziani che ne hanno necessità e che rientrano in determinati requisiti di legge, ad espletare l'attività quotidiana, a fare la spesa, ad aiutarli, a vestirli e via discorrendo. Nei casi più gravi, gli assistenti, mi pare che si chiamino OSS, aiutano proprio gli anziani anche all'assistenza sanitaria più precisa. Questo è lo stato attuale del Comune. Il servizio è gestito da un'azienda che ha vinto la gara, un'azienda ubicata, credo, a Bari Nord, verso Foggia, e che ha pure un nome che ha a che fare con qualcosa di ecclesiastico, ma che attualmente
non ricordo. Inoltre il comune eroga servizi finalizzati per canoni di locazione, farmaci, li ho un po' scritti mentre mi ricordavo. Io ho un modo diverso però di vedere l'erogazione dei servizi sociali. Molto spesso si presentano delle persone a chiedere dei contributi, non sempre ne hanno i requisiti, c'è chi fa il furbo. L'idea è quella di implementare anche in cantieri di servizio, cioè di chiedere una controprestazione a tutti coloro che ricevono un contributo da parte del comune, di dove uno può dare qualcosa in cambio, sia pur vigilare in un parco o fare un servizio minimo qualsiasi, è opportuno che la faccia. In questa maniera, che lo faccia, in questa maniera si evita anche che gente che magari lavora a nero usufruisca dei servizi sociali del comune. Bene, tocca a... Claudio, prima il mio omologo, diceva una cosa giusta. Queste aziende, se sbagliano... Sì, certo, sono tutti omologhi. Se queste aziende sbagliano, perché non devono pagare? Beh, anche per questo punto, nel punto sul dedicato alla trasparenza, il punto 2.1, noi vogliamo introdurre dei criteri di valutazione del merito delle aziende che beneficiano degli appalti pubblici. Questo perché? Perché dobbiamo valutare le opere che vengono fatte ed eventualmente sia pubbliche che nelle affidamenti diretti. Chiaramente se queste aziende non sono state virtuose sia nei confronti dei dipendenti sia nei confronti del comune, è chiaro che non devono essere scelte nuovamente per i successivi appalti. Anche perché non abbiamo un canale privilegiato per le aziende locali. Chiaramente, prestazioni e servizi domiciliari per persone anziane, noi abbiamo tutto un piano di intervento di revisione delle politiche sociali. A prescindere dal fondo per il welfare, che costituiremo con il taglio degli stipendi del 50% di sindaco e assessori, cosa che chiaramente proporrò a tutti i candidati sindaco qualora dovessero andare lì mediante un modulo. Perché così cominciamo a dare l'esempio di politica che funziona, che restituisce ai cittadini quello che noi prendiamo. Costituiamo un fondo per il sociale a chi ne ha più bisogno, tanto lo stipendio del sindaco è ricco. 50% sindaco e assessore aiutiamo chi ha più bisogno. Dopodiché è chiaro che seduti a tavolo ci sarà una riorganizzazione totale delle politiche sociali. Questo è quanto. Grazie. Nella domanda si evince che ci sono evidentemente a Trigiano delle realtà che sono in difficoltà, che per cui non pagano nei tempi dovuti i dipendenti. Questo è grave, nel senso che a ogni prestazione lavorativa, come al solito, deve corrispondere la giusta retribuzione. Credo che un'amministrazione comunale attenta deve essere attenta anche a questo tipo, deve essere sensibile anche a questo tipo di sollecitazione, per cui ha anche gli strumenti per poter procedere eventualmente a sanzionare o a eliminare, che è la cosa più importante, questa disfunzione. Naturalmente io credo che si riferisca, perché la domanda si riferiva al terzo settore, quindi non credo che la Lombardia Ecologia rientri nel terzo settore, vabbè, ma non è questo il problema di fondo. Anche la Lombardia Ecologia ha di questi problemi, ma l'amministrazione comunale è stata attenta ancora una volta e sempre di più. Per quanto riguarda poi le varie prestazioni e i servizi domiciliari per le persone anziane e disabili, qual è lo stato attuale e quali sono le proposte, io credo che come prestazioni appunto con il piano sociale di zona, oramai le prestazioni sono erogate nei tempi e nei modi dovuti. Ci sono alcune nicchie che potrebbero essere sicuramente migliorate, ma credo che questo fa parte, come dire, degli obiettivi che un'amministrazione sensibile sul tema debba perseguire. Così come credo che su due temi bisogna ancora una volta sottolineare l'importanza del ruolo pubblico, ma soprattutto anche del principio di sussidiarietà, cioè di quel principio per cui laddove il pubblico non può
c'è l'associazionismo, il mondo dell'associazionismo, del volontariato, cose che tuttora a Trigiano in molti casi funziona, potrebbe essere ancora migliorato, ma devo dire che la collaborazione del mondo dell'associazionismo sull'erogazione di alcuni servizi sociali è efficiente. Però credo che sul ruolo della farmacia comunale, ecco, quello io mi soffermerei ancora di più, perché la farmacia comunale è un soggetto pubblico. Sì, okay. C'è una domanda sulla farmacia comunale, quindi non ti preoccupare. Dicevo solamente sull'assistenza domiciliare integrata che bisogna ancora di più migliorare e aumentare come servizio. Benissimo, siamo arrivati proprio... Mi hai rubato il foglio, questo è mio e quello è tuo. Ecco, siamo assolutamente in regola, siamo proprio al giro di boa, come si dice. Posso dire io una cosa, così voi nel frattempo prendete fiato, riposatevi un po', no? Sto ascoltando un dibattito molto, intanto molto pacato, molto educato, molto composto, e questo mi fa piacere, ma anche molto pieno di contenuti. E poi anche espresso con delle cose molto comprensibili. La politica ovviamente è molto cambiata negli ultimi anni, quindi anche per via di questo format che Agenda 21 si è dato, che è una camicia di forza, ma una dolce camicia di forza che tiene costretti nei tempi, obbliga le persone che stanno qua a questo tavolo ad essere molto concrete e ad andare sull'argomento. E poi appunto l'altra questione che sottolineavo, essendo io, diciamo, per certi versi molto esterno alle questioni, perché tante cose non le conosco, perché vivo fuori ormai da molti anni, e riesco a percepire tutte le questioni, come dicono i giornalisti più esperti, quando uno non sa è la cosa migliore, perché cerca di capire. Io sto capendo tutto, quindi i candidati sindaci stanno facendo ottimamente il loro mestiere, persino con un pochino di, diciamo così, di basso profilo. Non si sente? Adesso si sente? Forse l'avevo allontanato, addirittura mettendo dei limiti, ed è una cosa molto positiva, dicendo io a questa domanda non so rispondere o non voglio rispondere prima di avvalermi di un ufficio attrezzato che mi affianchi, mi aiuti a rispondere a questa domanda. E quindi mi sembra un dibattito molto composto, non so cosa ne pensiate voi, l'ordine di non applaudire, quindi ci atteniamo all'ordine impartito da, sì, alla fine qualche applauso lo possiamo fare. Sulle risposte che ci piacciono di più. Appunto, ne abbiamo ancora 5 di domande e quindi abbiamo tempo e modo di riscaldare un po' la platea. Adesso andiamo su uno di quegli altri temi che sono sempre molto importanti, molto dibattuti all'interno delle realtà comunali, quelle piccole e quelle grandi, e cioè la questione della vivibilità, del traffico, e quindi sono cose che molto ascoltate, molto valutate molto in maniera molto importante dagli elettori. Vi leggo la domanda: come valutate l'esistenza e l'insistenza sulla rotonda di Largo Nazareth di grosse realtà commerciali, di servizi sanitari, di diverse attività, tipo bar, pizzerie, eccetera, che determinano un problema di traffico nelle ore di punta? Un problema di traffico alla viabilità, in qualche caso anche limitando la fruibilità degli stessi servizi che si affacciano sulla stessa rotonda. Poi c'è Piazza Cavalier Roberto, che sostanzialmente è un parcheggio, e si chiede conto di questo e probabilmente qualche progetto al riguardo. Lo sviluppo urbano della città, stiamo parlando delle stesse cose, e in fondo e diciamo una valutazione se tutto questo non costituisca agli occhi dei nostri candidati sindaci la espressione di una città, di un Trigiano invivibile. Domanda: per l'inquinamento di aria, acqua, elettrosmog e viabilità ciclopedonale, che fare? Parte Antonio Donatelli. 3 minuti e molte piccole questioni che fanno una grande domanda.
Domanda lunghissima, molto corposa, molto strutturata. Allora cercherò di rispondere in maniera rapida, scusate se mi mangio qualche parola. Allora, Largo Nazar ci sono delle grosse realtà commerciali, c'è un problema di traffico. Il problema è che sono nate prima le attività commerciali e poi è stata realizzata una grandissima rotonda. Questa grandissima rotonda ha bruciato un grosso parcheggio che c'era in quella piazza. Quindi prima di realizzare la rotonda c'erano le attività, ma c'era anche il parcheggio. Purtroppo la rotonda è stata fatta dopo, per fortuna da un punto di vista di sicurezza, ma questo crea questo problema. È chiaro che se i cittadini fossero un po' più educati e invece di entrare nell'attività commerciale con la macchina la lasciassero a piazza Cavaliere Roberto, dove c'è un parcheggio e si trova sempre a posto, probabilmente questo problema non ce l'avremmo. Dovremmo sollecitare i vigili o comunque istituire un servizio civico ulteriore per fare in modo che i cittadini vengano sollecitati a non parcheggiare in maniera così, senza rispettare le norme. Poi c'è un problema di sviluppo urbano della città, credo che questo si possa essere ricollegato alle questioni delle lottizzazioni, che a Trigiano sono bloccate da parecchio tempo, quindi dovremo immediatamente sbloccare le lottizzazioni, ci dobbiamo dedicare da subito, dobbiamo lavorarci tutti i giorni, dobbiamo sollecitare gli uffici, perché dallo sblocco delle lottizzazioni rinviene lo sviluppo economico di Trigiano per i prossimi 5-10 anni. Io quando ho parlato le prime volte ho detto da subito che ci dobbiamo concentrare anche sullo sviluppo, sullo sblocco di quelle aree dove insistono delle casette indipendenti da realizzarsi, quindi quelle già destinate a questo, quindi verso Capurso, verso il Palazzetto dello Sport, perché andremo a realizzare un prodotto che non è stato mai offerto sul territorio trigianese, che è quello delle case indipendenti, e per il gioco della domanda e dell'offerta, se offri un prodotto mai offerto, fuori una domanda, questi vengono acquistati e c'è lo sblocco anche dell'edilizia e del lavoro, fermo restando che anche le cooperative edilizie devono riprendere a vivere. Poi per quanto riguarda la Trigiano vivibile, Trigiano è un paese invivibile per tutta una serie di motivazioni, prima di tutto per una questione di disciplina nostra, ma anche perché devono essere realizzate tutta una serie di cose. Io abito in via Machiavelli qui vicino, la strada più rotta del comune di Trigiano, che se dovessi diventare sindaco vi assicuro che asfalterò, anche se sarà la mia strada, perché si paga di più a tappare le buche e non a rifare la strada, quindi mi prenderò questa responsabilità. E bisogna asfaltare un determinato numero di strade all'anno senza aspettare alla fine per fare tutto insieme. Mi piacerebbe uscire di casa, andare a quella piazzetta, quello slargo che c'è davanti al parco La Siria, prendere la bicicletta, mi pare che si chiami bike sharing, e arrivare al comune, arrivare allo studio dove posizionarla. Sono cose piccole ma che si possono fare e che ci cambiano la visibilità. Anche l'impianto di illuminazione a LED è inquinante, vecchissimo, ci costa un sacco di soldi all'anno, 500.000 euro tendente all'incremento del 10%, andiamo ai 550.000 euro, cambiamo le lampade, rifacciamo l'impianto, paghiamo la metà, non adesso, quando ammortizzeremo i lavori, ma soprattutto inquiniamo meno. Spero di aver detto qualcosa. Assolutamente sì, e adesso tocca a Mastrone. Innanzitutto, meno male che ci sono delle attività commerciali, vuol dire che a Trigiano c'è lavoro per quei poveri cittadini che riescono ancora a sopravvivere alla mancanza di commercio all'interno del paese stesso, soffocati dai centri commerciali, in primo luogo. Secondo luogo, chiaramente la necessità è quella di trovare parcheggio, dobbiamo creare dei parcheggi di interscambio. Seconda cosa, promuovere la mobilità ecologica, quindi bus elettrici e biciclette, bike sharing, ma questo presuppone anche un controllo, perché le biciclette verranno rotte, danneggiate, rubate, quindi si va a sconfinare nella sicurezza e nell'utilizzo di queste benedette telecamere, per esempio. Non voglio andare fuori tema. Perché chiamare piazza un parcheggio? Perché a Trigiano abbiamo tutto il contrario di tutto. A Trigiano abbiamo anche uno stagno a forma di fontana. Purtroppo succede anche questo. Trigiano non ha cura, un po' per colpa dei cittadini, un po' per colpa della passività dell'amministrazione comunale, non ha controllo e non ha, come dire, amor proprio, perché basterebbe poco, basterebbe dare un piccolo servizio a un cittadino come un cestino e basterebbe un piccolo sforzo da parte del cittadino nel prendere la carta e buttarla in quel cestino. Una piccola collaborazione. Per rispondere alla domanda precisa, quale sviluppo urbano per la città? Chiaramente, connettività, questo deve essere connettività nel senso di raggiungere tutte le zone del paese, interconnettere le zone del paese appunto con servizi urbani, di bus urbani elettrici, quindi trasporti ecosostenibili, o biciclette, rete di piste ciclabili, per esempio, non quegli aborti che ci sono alla 167, 200 metri di pista ciclabile e poi muore lì.
Sviluppo urbano, chiaramente, diceva Antonio, lo abbiamo anche noi nel nostro programma, illuminazione a LED, 50 volte più performante delle lampade incandescenza, chiaramente però ci vorranno molti soldi, quindi bisognerà intercettare fondi europei. Sviluppo urbano, sicuramente abbiamo detto aree verdi, sicuramente lo sblocco delle lottizzazioni, però più che altro cerchiamo di recuperare quello che abbiamo a Trigiano senza andare a urbanizzare, a mettere cemento, cerchiamo di recuperare i tanti edifici abbandonati che ci sono. Per rispondere all'ultima domanda, Trigiano è invivibile? No, Trigiano non è invivibile, ci sono dei cittadini che vanno aiutati a capire come funziona il vivere civile, purtroppo. Ci sono dei cittadini che vanno accompagnati, che vanno sensibilizzati e che vanno anche aiutati qualora avessero problemi, tra virgolette, di senso civico. Chiaramente non soltanto aiutati, ma anche qualora fossero recidivi, anche puniti. E non puniti con 50 euro se butti una busta di immondizia, perché stai inquinando, stai creando una discarica abusiva. Quindi la multa non deve essere di 50, ma deve essere 100. Scusate, 1000, non 100. Elettrosmog, viabilità, ciclo pedonale, chiaramente installare delle centraline di monitoraggio delle polveri sottili, le PM2.5, per valutare la qualità dell'aria. Per fortuna, sì, grazie. Per fortuna che c'è sempre una continuità amministrativa che bisogna ricordare e valorizzare. Ricordare e valorizzare perché sia sull'elettrosmog, inizio dall'elettrosmog, sia peraltro, che adesso vi dico, già delle iniziative sono state prese nel passato. Ricorderete qualche anno fa la famosa problematica sull'inquinamento da elettrosmog che vide l'amministrazione d'Attoli proprio sull'elettrosmog cimentarsi e attraverso un controllo del territorio. Così come l'amministrazione De Nicolò, devo ricordare ai omologhi, che ha adottato un atto deliberativo di consiglio, il progetto della città sostenibile attivando un finanziamento di 400.000 euro, perché ogni tanto bisogna anche ricordarsi che qualcosa è stata fatta, e in questo caso è stato fatto. Cosa servono questi 400.000 euro? Servono appunto a rendere una città più sostenibile, adottare un piano urbano sulla mobilità sostenibile, e in questo caso anche attraverso un altro progetto di pista ciclabile, il completamento dell'anello mancante alla pista ciclabile della 167 sino a piazza Rocco Lombardi, così come un piano d'azione di energia sostenibile. Che cos'è questo piano di azione di energia sostenibile se non quello di procedere alla sostituzione di quelle lampade a infiorescenza con la tecnologia risparmio energetico, i famosi, fra virgolette, LED. Quindi voglio dire, su questi argomenti l'amministrazione, e io credo che bisogna proseguire su questo versante, debba cimentarsi. La piazza di Rondò San Salvatore oramai ha delle attività commerciali importanti, e su questo io credo che un maggior controllo del territorio, cercando di fare in modo che il cittadino sia un po' più educato, su questo mi trovo pienamente d'accordo, credo che possa, non dico risolvere il problema, ma comunque aiutare a risolverlo il problema. Lo sviluppo della città, c'è sempre un piano regolatore, ripeto, io non mi stancherò mai di dire che ci sono delle regole da rispettare, e per cui bisogna rispettare quelle regole. È chiaro che da quando non ci sono più i piani pluriennali di attuazione, che erano quelli che regolavano, no, l'orientamento di un'amministrazione, adesso il cittadino, se c'è un piano regolatore, può fare, può intervenire senza una programmazione comunale. Vabbè, poi aggiungerai gli altri concetti dopo, tocca campo basso. Allora, la domanda ci pone questo tema centrale, ovvero che Trigiano è diventato un paese invivibile. Faccio un piccolo off topic. Io amo molto la filosofia e penso che la filosofia mi abbia insegnato parecchie cose anche per quanto riguarda la passione politica.
Platone mi ha fatto capire una cosa: il ruolo di un amministratore deve essere questo, è un duplice ruolo, ovvero quello di educare e quello di controllare. Si capisce da questa domanda che mi viene posta e ci viene posta che il problema dell'invivibilità di Trigiano è da addurre soprattutto a determinati comportamenti che hanno i trigianesi. Quindi penso che l'amministrazione deve assolutamente educare il cittadino a quella che è la viabilità ecosostenibile, incentivare l'utilizzo delle biciclette, incentivare l'utilizzo di mezzi pubblici. Ovviamente questo lo si potrà fare incentivando l'uso della bicicletta, sia dando la disponibilità di usare le biciclette, aggiustando strade, creando piste ciclabili, mettendo anche delle semplici rastrelliere nei punti cardine della città. Quindi penso che è il cittadino in primo luogo che deve chiedersi perché Trigiano è invivibile. Noi, come Partito Comunista dei Lavoratori, pensiamo di dare delle soluzioni e spero che la cittadinanza potrà accoglierle con notevole favore. Va bene, grazie. Adesso passiamo alla settima domanda e parliamo di politiche culturali. La storia, la cultura, l'archeologia e l'arte sembrano assenti nonostante vi siano tante associazioni culturali da coordinare. La domanda chiede, oltretutto, Trigiano è un paese senza radici? Tocca a Mastro Leonardo. Trigiano è certamente un paese che le radici ce le ha. Il discorso è che la cultura e la riscoperta delle nostre radici non sono state mai imposte come priorità nell'amministrazione comunale. Non sarà d'accordo con me Schiraldi, perché ieri, tra virgolette, non eravamo d'accordo sul punto della cultura. Ma io penso che la programmazione culturale a Trigiano sia inesistente, perché non è possibile organizzare manifestazioni invernali il 1° dicembre e estive il 1° luglio. Abbiamo diritto a fruire di spettacoli godibili di alto livello culturale, perché non siamo semplicemente delle bestie che vanno allietate con piccoli spettacoli giusto per fare qualcosa. Ci sono paesi limitrofi come Capurso che ospitano festival internazionali come quello del jazz, per esempio. Trigiano deve ritrovare la propria cultura, deve ritrovare il proprio spazio all'interno dell'Interland. La gente deve muoversi per andare a Trigiano, ritrovare delle manifestazioni che caratterizzino Trigiano sia dal punto di vista culturale, artistico, ma anche per la riscoperta del patrimonio archeologico, ma anche enogastronomico. Nel nostro programma c'era una programmazione annuale delle attività molto molto attenta e scrupolosa, non fatta gli ultimi giorni. In più abbiamo una grande risorsa che è quella dei giovani artisti. Bisogna aiutare i giovani artisti trigianesi a venire fuori. Per esempio abbiamo un auditorium ma non abbiamo una banda comunale. Abbiamo dei locali comunali che potremmo dare in concessione gratuitamente agli artisti per esprimere la propria arte, il proprio intelletto. Dobbiamo coltivare questi ragazzi, perché l'arte e la cultura, insieme all'educazione civica e alla scuola, sono la base dei cittadini del domani, dei cittadini del futuro. Dobbiamo educarli in questa maniera. Chiaramente non posso non citare la Biennale Rocco di Cillo. Io ho visto raramente una programmazione degna di tale nome. Vorrei un'organizzazione con associazioni del mondo antimafia. Non vorrei soltanto spettacoli di poco conto. Poi la biblioteca comunale, chiaramente, data così in gestione a un'associazione, e dovrebbe essere ammodernata. Ci sono tomi, ci sono libri, vanno categorizzati, ci sono gli ebook, dobbiamo promuovere l'utilizzo di questa biblioteca comunale per promuovere l'uso della cultura. Si deve fare tanto, tanto per scoprire, anche scoprire dei percorsi enogastronomici, perché a parte la sagra del Mingarid, no? Che noi ospitiamo con piacere, dobbiamo valorizzare la nostra terra. Trigiano era terra di mandorle un tempo, c'era la superga, le mandorle, l'olio. Cosa c'è rimasto? Niente, ci siamo dimenticati tutto, ci siamo dimenticati le nostre origini. Dobbiamo riprenderci le nostre origini. Vabbè, io credo che comunque se chi ha avuto occasione di leggere il programma da noi presentato, tutte queste cose le troverà, anzi, il leitmotiv della nostra, come dire, del nostro programma è proprio quello di riscoprire le nostre radici.
si dice che negli anni 60 c'era Trigiano, era una Trigiana agricola, poi è diventato semi-industriale con la Superga e l'Epro Diffusione Moda. Chiuse queste due fabbriche, Trigiano non ha più un'anima, ha perso appunto le radici. È quello che noi dobbiamo riscoprire. Quindi, quando dicevo prima di recuperare dei terreni agricoli abbandonati attraverso la valorizzazione, la produzione della mandorla, la sua commercializzazione, la trasformazione, già questo significa riaffondare le radici della nostra comunità all'interno di un periodo storico molto, molto importante, che ha rappresentato veramente un periodo importante. È chiaro che questo non può bastare, perché oggi l'agricoltura è sì importante, però accanto all'agricoltura bisognerebbe fare in modo che Trigiano diventi un paese dove il turismo, che si chiami turismo enogastronomico o si chiami turismo culturale o sportivo, sia appunto la faccia della stessa medaglia. Ma per fare questo abbiamo bisogno anche di incrementare quelle che sono le attività culturali a Trigiano. Io ho pensato, e lo richiamo nel programma, quello di istituire una fondazione a Trigiano, una fondazione che mette insieme, che eviti la parcellizzazione degli interventi, la parcellizzazione degli obiettivi. E quindi mettendo insieme, facendo sistemi fra i vari soggetti che oggi non dialogano, e facendo sistema sui finanziamenti, per esempio, sui finanziamenti comunali o sui finanziamenti regionali che si possono sicuramente attivare, io credo che la fondazione possa rappresentare lo snodo per dare a Trigiano l'ulteriore elemento qualificante. Poi la fondazione ha le opere contenute nella chiesa madre di Trigiano, rivalorizzare quella che è la biblioteca. Abbiamo sentito che ci sarebbero molti libri, molti tomi da riordinare, quindi ho questa proposta. Diamo la possibilità ai ragazzi che sono interessati di riordinare per scoprire quella che è la biblioteca e il patrimonio culturale contenuto all'interno di questa biblioteca che sembra quasi dimenticata e abbandonata. Altri punti che sono contenuti nel nostro programma per ridare una vita culturale a Trigiano sono quelle della creazione di un cinema e di un teatro comunale. Prima Trigiano era un paese che aveva ben tre cinema. Piano piano la cultura del cinema e la cinefilia sembra quasi che sia andata a morire. In realtà no, molti miei coetanei mi hanno fatto notare che è un problema questo, per spostarsi, più che coetanei, magari persone più piccole o anziani che non hanno la possibilità di spostarsi da soli. Un'altra proposta del Partito Comunista dei Lavoratori è quella di finanziare le band emergenti, ma soprattutto quella di recuperare l'ex mercato coperto, mai entrato in funzione a quanto pare nei pressi della posta, e creare quello che noi abbiamo deciso di chiamare polo culturale. All'interno di questo polo culturale il comune e l'amministrazione darà la possibilità non solo ai giovani ma a tutta la cittadinanza di dare il proprio contributo culturale a quella che è la cittadinanza stessa. Quindi la cultura è fatta dai cittadini per i cittadini. Grazie, tocca a Donatelli. Allora, Trigiano, paese senza radici. Ragazzi, io, signori, sono un trigianese, diciamo, in quanto tale, ho vissuto sempre a Trigiano, conosco tutti gli spazi di Trigiano e dico ogni tanto che la lingua che so parlare meglio è il trigianese. Quindi le radici di Trigiano sono la nostra storia, siamo noi stessi, sono i nostri genitori, sono i nostri nonni, noi abbiamo una storia bellissima, siamo gente straordinaria, allora dobbiamo guardare alla storia, vivere il presente e proiettarci al futuro. Quindi Trigiano è un paese con delle radici straordinarie ed è fatta di bellissime persone. La cultura ci deve servire però a riacquisire la dignità di trigianesi. Noi abbiamo perso la leadership come paese. Io in tutti gli incontri che ho fatto mi hanno sempre detto che siamo diventati uno dei paesi più arretrati di tutto il territorio, di tutta la provincia di Bari, tutta la ex provincia di Bari. Quindi noi dobbiamo riprendere questa dignità. Mi piace riproporre il diritto di riacquisire questa dignità con uno dei punti più banali che noi abbiamo nel programma, perché è una cosa a cui tengo molto, è una cosa molto semplice, ed è quella di proporre la gita scolastica a Trigiano. Lo so, non è una cosa, diciamo, di una grandissima levatura, però per me è importante
importante proporre alle nostre scuole, ai nostri ragazzi, di fare una gita a Trigiano, perché i nostri ragazzi non conoscono Trigiano e pertanto noi perdiamo il contatto con le nostre tradizioni, con le nostre origini. La gita parte, vi dico pure l'itinerario, c'è il tempo, sì, parte dal Museo della Civiltà e dell'Arte Contadina, che è sito presso la Scuola Giovanni XXIII, da sistemare e da rilanciare, prosegue per il centro storico, vede le piazzette del centro storico, vede la pietra del miliare di Trigiano, che dobbiamo consentire di essere visibile, perché è coperta con un pezzo di legno, va messa una teca di cristallo, poi si va alla chiesa matrice, si vedono gli affreschi superiori, e poi si vanno a vedere quantomeno l'ipogei. Abbiamo fatto la gita scolastica a Trigiano e se in questa gita scolastica abbiamo la fortuna di essere affiancati da qualche persona straordinaria che ci spiega, come a me è successo un giorno ad ascoltare il professor Di Gioia, veramente rimaniamo appassionati e questo ci rende orgogliosi di essere cittadini trigianesi. Ma vedi più, mi piacerebbe che a un certo punto il futuro sindaco chiamasse i sindaci dei paesi limitrofi, andasse al sindaco di Capurso, a quello di Celammare, e andasse a proporre la gita scolastica a Trigiano, affinché noi, come dire, cominciamo a riacquisire il fatto di essere un paese importante, di avere una tradizione importante. Immaginate se vengono i ragazzi degli altri paesi a fare la gita a Trigiano. Trigiano si muove, Trigiano vive e soprattutto si comincia a parlare in maniera più dignitosa del nostro paese. Il tutto va combinato con l'organizzazione di grandi eventi e non più di tanti piccoli eventi impercettibili che devono far parlare ancora una volta di Trigiano in maniera importante. Si deve poter dire sabato prossimo andiamo a Trigiano perché c'è questa cosa bella. Una delle poche cose importanti è la saga del Cavatello, ma non è neanche avvocata dall'amministrazione perché è realizzata da un quartiere e da una parrocchia. Mi avete tolto la voce? No. Con qualche altra cosa, grazie. Restituisca il microfono per favore, grazie. No, devo dire che è molto apprezzabile questo intervento alla dignità di Trigiano fatto da Antonio Donatelli, mi colpisce molto e credo che questa rivendicazione di dignità e di storia sia comune a tutti e bisogna perseguirla con forza. Volevo dire una cosa su questo, proprio ieri parlando con dei colleghi, mi dicevo devo andare a Trigiano domani, mi hanno detto ma che ci devi andare a fare, in realtà solo il pane. Ma questa cosa non mi ha fatto dispiacere, per certi versi mi ha fatto piacere, perché effettivamente il buon pane di Trigiano, che era appunto il pane dei nostri nonni, poi ce l'eravamo dimenticati, adesso c'è una politica di recupero. Assieme a quello si possono fare tante altre cose, non le devo dire io, le state dicendo voi, quindi non aggiungo niente. Io invece, quello che mi sorprende un po' del ragionamento, abbiamo fatto 8 domande, 7, 8, è che mai una volta ho sentito citare, adesso noi introduciamo qualche altro argomento collaterale, se no ci ingessa troppo questo dibattito, il tema dell'area metropolitana. Quando ero giovane io, si dice così, no? Quando ero giovane io, il tema dell'area metropolitana era un tema che sembrava cruciale, cioè che si diceva all'epoca che i paesi si dovevano sviluppare dentro al rapporto con Bari e con gli altri paesi della cintura metropolitana, oppure non, o c'era quello o non c'era niente. Questo ragionamento che si faceva appunto almeno 20 anni fa, oggi non si fa più, ma è curioso perché oggi che la città metropolitana finalmente è stata istituita per legge, questo rapporto noi non riusciamo a vederlo. E invece si può fare molto da questo punto di vista, non fosse altro perché proprio qualche giorno fa Renzi e De Caro hanno firmato un patto per la città metropolitana che porta a casa 230 milioni, adesso mi ricordo bene. Tra questi soldini da spendere ce ne sta un rivolo che riguarda la Tourist Guest Card, che è la carta del turista. E là, ecco, se si vuole sviluppare tutto questo ragionamento che abbiamo sentito dai nostri candidati sullo sviluppo del turismo, ecco, là bisogna attingere. Ha ragione anche Mastro Ronaldo quando dice dobbiamo spendere, scusate, rompo le scatole, sempre questa storia dei fondi europei. Fate bene, perché o prendiamo i fondi europei, o i fondi straordinari che stanno nel patto per la Puglia, sono, diciamo, vengono da fonti diverse, ma sono fondi straordinari tutti e due, o prendiamo questi fondi straordinari o non prendiamo più niente, perché fondi ordinari non ce n'è più per nessuno, quindi i comuni stanno morendo di fame, anche per questo è il mestiere del sindaco, il mestiere più difficile del mondo, perché devono governare, devono accontentare i loro concittadini, ma soldi non ce ne sono, quindi dobbiamo essere molto attenti a queste cose che stanno arrivando.
Quindi, diciamo, adesso non la voglio fare lunga, il rapporto con la città metropolitana è importante anche per quello che introduco adesso, che è l'ottava domanda, che è un tema che riguarda il parco, appunto, intercomunale Lama San Giorgio e Torrente Chiancarello, appunto intercomunale, stiamo parlando di una cosa che tu non puoi gestire da solo, il tema dell'unione dei comuni, del rapporto con i comuni è già stato evocato qua, l'ha fatto Adolfo prima, e allora la questione anche qua mi pare che l'unica maniera di gestire queste questioni, e vengo alla sollecitazione e al quesito, è di gestirlo con gli altri comuni e con gli enti sovraordinati, che sia la città metropolitana, che sia la regione. Ma la domanda è: che fare di questo parco e se fare il parco intercomunale Lama San Giorgio e Torrente Chiancarello, e il Torrente Chiancarello se, diciamo, rischia di diventare da un elemento di attrazione a fonte di rischio idrogeologico. Da dove dobbiamo partire? Da Adolfo. Grazie, grazie Francesco, e grazie di aver richiamato tutta la problematica connessa alla città metropolitana, quindi, e a quelle che oggi è l'opportunità che la città metropolitana ci darebbe se ben sfruttata. E io credo che proprio partendo, praticamente hai risposto alla domanda nel momento in cui hai richiamato la firma del Presidente Renzi e del Sindaco De Care, diciamo Presidente della Città Metropolitana, appunto su un corposo finanziamento di circa 270 milioni di euro che attiene tutta ad una rivisitazione che appunto riguarda la Città Metropolitana, di cui Trigiano deve, anzi è l'occasione giusta perché Trigiano possa inserirsi in questo, come dire, sfruttare questa possibilità di finanziamento attraverso due canali. Beh, l'hai richiamata tu la tourist card di cui il De Caro ha esposto in maniera chiara gli obiettivi durante una conferenza che ha tenuto nei giorni scorsi, ma ancora di più io dico dobbiamo sfruttare questa possibilità, questi finanziamenti per altri due obiettivi, cioè quello proprio di recuperare la famosa nostra Lama San Giorgio, alla vocazione che ha, una vocazione naturalistica, a una vocazione turistica, ad una vocazione che deve dare la possibilità non solo ai trigianesi, ma soprattutto ai cittadini baresi di poter godere di un ambiente che è ancora, no, un ambiente ancora intonso nella maggior parte del suo percorso. Sai benissimo che quella lama praticamente arriva a Rutigliano, quindi attraverso i comuni di Trigiano, di Nicastro, di Rutigliano, e questo deve essere appunto sfruttato come possibilità di finanziamento. Per fare che cosa? Per fare un giardino, oltre che un parco, no? Di cui oggi già la legge regionale lo tutela in quanto ambiente, in quanto parco, ma soprattutto per fare un giardino botanico, così come richiederebbe appunto il sito. Fare un giardino botanico significa quindi dare la possibilità non solo ai cittadini baresi, ai trigianesi, a coloro i quali avranno interesse di visitare questo parco, ma soprattutto alle centinaia di migliaia di turisti che sbarcano a Bari per visitare dei siti archeologici o delle chiese monumentali, ma avrebbero anche l'opportunità di vedere un sito ambientale di prima importanza. Non voglio dilungarmi troppo nella risposta. Diciamo, per quanto riguarda questa creazione di un parco intercomunale, proprio come dice il nome, quello che potremmo proporre è un incontro tra le varie amministrazioni dei comuni che vengono toccati da quello che è il corso della Lama San Giorgio e utilizzare tutti i fondi pubblici che ci vengono dati, che sono disponibili, e sfruttarlo, fare un parco prima che diventi una a cielo aperto, perché dobbiamo ricordare che ci sono alcuni piani che prevedono lo scolo di quella che è praticamente fogna all'interno del corso della Lama San Giorgio. Quindi
Dobbiamo fare attenzione a quello che ci dice la Regione, perché se da un lato finanzia quello che è la creazione di un parco, dall'altro lato dà approvazioni per quello che è uno scuro a cielo aperto di Acquenire. Quindi semplicemente prendere i fondi pubblici che ci sono, utilizzarli al meglio, chiedere un incontro con le amministrazioni che è interessate e creare questo parco e ridare dignità, come è stato già detto e come io ho detto in altri incontri, ridare dignità non solo alla città di Trigiano per quanto riguarda l'abitato, ma su tutto il territorio trigianese. Stavo riposando. Allora, va bene, è chiaro che per realizzare gli obiettivi di un ente locale bisogna senz'altro attingere a tutte le linee che la finanza pubblica ti mette a disposizione, quindi i finanziamenti europei, quelli regionali, via discorrendo, ma anche una conoscenza più approfondita delle tecniche di bilancio ti consente di recuperare somme che diversamente non potresti ipotizzare. Per esempio, con la rinegoziazione dei mutui attualmente in essere, noi potremo recuperare qualche centinaia di migliaia di euro per poter fare attività sul territorio. Questa la lascio a tutti quanti, così in maniera tale che chiunque possa ottenga il consenso da parte dei cittadini, possa già recuperare delle risorse per la città. Abbiamo mutui residui per 8 milioni di euro, paghiamo 800 mila euro di rata all'anno, però se li rinegoziamo, recuperiamo queste risorse e sono importanti. È una delle tante cose che si possono fare conoscendo un po' le tecniche di bilancio ed andando a smontare e rimontare il bilancio stesso. È chiaro che la nostra lama è una risorsa che abbiamo, ma è una risorsa soprattutto per noi, in termini di vivibilità, perché se noi dobbiamo innanzitutto, senza fare cose troppo difficili, perché istituire il parco vuol dire delimitarlo, le zone attigue sono di proprietà privata, quindi bisogna istituire il parco ed acquisirle, questo non esiste oggi, però c'è la lama che è molto bella e c'è un percorso che si può fare, tutti quanti abbiamo fatto chi la corsa, chi la biciclettata e via discorrendo. Però la prima cosa che si deve fare è mettere in ordine quel percorso, quindi asfaltare la strada, sistemare i muretti a secco, e poi c'è anche un problema che io ricordi, anche il discorso delle acque che vanno drenate, bonificate e riutilizzate ai fini irrigui. Per fare tutto questo si può tranquillamente accedere ad un finanziamento pubblico. Pensando alla lama però, mi ricordo il palazzetto dello sport, non c'entra niente, però voglio dare una chicca dello sport, almeno una parte, poi se c'ho tempo dico qualche altra cosa. Il palazzetto dello sport ce lo siamo dimenticati, in questo paese si fa poca attività sportiva, abbiamo pochi plessi sportivi e quelli che abbiamo neanche li utilizziamo. Allora, anche se sarà, poco popolare, si perdono voti, ma senz'altro noi dobbiamo anche rispondere alla nostra coscienza, senz'altro è giusto, ci dobbiamo riprendere il palazzetto dello sport e ridarlo alla città, perché il palazzetto dello sport è utilizzato da un'unica associazione per un'unica attività sportiva ed è precluso anche da qualsiasi altra associazione sportiva di utilizzarlo, nei fatti, concretamente. Allora dobbiamo riprendere, ristrutturare e fare in modo che tutti lo possano utilizzare. E un giorno alla settimana mi piacerebbe anche che non lo utilizzasse nessuno, ma che andassero le famiglie così a lasciare i ragazzi, i bambini dentro, liberi di giocare, perché è una struttura pubblica e deve essere utilizzata. Su qualche altro punto. Siete formidabili perché riuscite a stare nei 3 minuti, quindi siete già da televisione praticamente, e quindi il prossimo vostro moderatore sarà Bruno Vespa e non io, quindi vi faccio i miei complimenti. Bene, realizzare un parco intercomunale, certo, come dice Claudio giustamente, vogliamo realizzare un parco, incontriamo intercomunale, incontriamo gli altri comuni, ci mettiamo a tavolo, individuiamo l'area e vediamo quali fondi ci sono. Benissimo. Quello che a me fa sorridere, sinceramente, ve lo dico da cittadino trigianese, è che della Lama San Giorgio, che per i giovani può significare un'arma da taglio perché non la conosce nessuno, Lama San Giorgio, si sente questo nome soltanto in campagna elettorale. Soltanto in campagna elettorale, è vergognoso. Anche 15 anni fa, il mercato del pesce, la Lama San Giorgio e il palazzetto dello sport. 15 anni dopo stiamo ancora parlando di Lama San Giorgio e palazzetto dello sport. Non volevo assolutamente entrare in polemica con Antonio, perché anche noi abbiamo il recupero del palazzetto dello sport all'interno del programma. Detto questo, Claudio ieri diceva al liceo Cartesio una cosa molto interessante, io gli do grandissimo credito perché è giusto che
che sia così. Per quanto riguarda il problema idrogeologico della lama, giustamente io, non essendo un tecnico, mi affiderei a esperti, ai geologi, agli idrogeologi, proprio per affrontare il tema, perché non ne sono capace. Che facciamo? Stendiamo una relazione dei suoli, delle acque, delle falde, vediamo che cosa succede, vediamo cosa possiamo fare per l'intervento. Dobbiamo risolvere anche il problema della fogna, effettivamente, ma anche della bonifica dei rifiuti. Ogni tanto io vado a fare footing e anche nella lama San Giorgio, così come in tutte le aree di Trigiano, periferia, centro, campagne, non campagne, private, pubbliche, è piena di rifiuti, perché la raccolta differenziata non funziona, non prendiamoci in giro. I finanziamenti, chiaramente, da dove arrivano? Arrivano dai fondi europei di sviluppo regionale, arrivano dall'Europa, perché non è un progetto intercomunale, avrà bisogno sicuramente di tanto finanziamento, quindi benissimo il parco, benissimo il recupero della lama, assolutamente, che però si faccia sul serio stavolta, che non rimanga un tema di battaglia da campagna elettorale come le buche stradali e il prato che viene tagliato a 7 giorni dall'inizio delle elezioni. Insomma, abbastanza, cerchiamo di non farci fregare pure stavolta. Finito. Bene, grazie, grazie molte. E un consiglio, come si dice, un suggerimento non richiesto. Uno di questi diventerà sindaco. Per la lama San Giorgio, una cosa a costo zero. Siccome, appunto, lo dice lui, ci andate a correre sulla lama San Giorgio, a costo zero basterebbe mettere i segni a chilometri come hanno fatto a Bari, non costa niente, basta mettere un piccolo chip per ogni chilometro. C'è? Ah, è stato fatto. Bene, allora ritiro. Mi ero proprio... Devo venire a correre qua sulla lama San Giorgio. Bene, bene, no, sono molto, infatti, sono molto felice quando sento queste cose, perché dove corro io invece, ci sta una marea di gente, non è mai stata fatta, eppure ci sarebbe molto. Bene, allora le ultime due domande, proprio siamo perfettamente nei tempi, perché abbiamo ancora appunto 12 minuti e 12 minuti, quindi chiuderemo, ma forse anche prima, è una domanda un po' articolata, questa forse l'avrete letta, a Campobasso tocca a te, quindi guarda tra un secondo. Nella sua relazione di fine mandato, il sindaco uscente, tra i punti citati, circa gli obiettivi di programma svolti, menziona l'avvio del piano di recupero urbano con la realizzazione di palazzine di edilizia privata. Pensate sia corretto incentivare tali politiche piuttosto che realizzare strutture pubbliche di incontro e aree verdi che farebbero di Trigiano un modello da seguire? Allora, che ne pensi? Beh, cosa ne penso? Che secondo me è sbagliato, perché penso che le case, se devono essere costruite, è perché qualcuno ci vuole andare ad abitare. E penso che a Trigiano, ora come ora, nessuno più voglia abitarci, anzi vedo persone che scappano da qui prima di, come dire, fare questo piano di recupero urbano e realizzando palazzini o comunque interventi di edilizia privata. Bisognerebbe prima agire sul territorio per quanto riguarda l'aspetto pubblico, perché se Trigiano diventa un paese vivibile, fiore all'occhiello di quello che è l'Interland Barese, allora non servirà nessun piano di recupero, anzi saranno gli stessi privati che verranno a chiedere le autorizzazioni per iniziare le loro opere. Diciamo che per me questo punto non è inutile, ma diciamo è stato sbagliato come viene posto, perché bisognerebbe prima rivalorizzare e rendere Trigiano un paese appetibile per quanto riguarda gli insediamenti di edilizia privata e poi magari incentivare anche questi insediamenti. Grazie, tocca ad Antonio. Cerco di capire la domanda. Allora, il sindaco nella relazione di fine mandato si parlava di un piano di recupero urbano, Franco, non le ritengo diciamo le due cose incompatibili, anzi secondo me l'una sollecita l'altra e consente di realizzare l'altra, perché il piano di recupero urbano per la realizzazione di palazzini di edilizia privata le realizza il privato, quindi non sono a carico del comune, quindi qui si tratta probabilmente di un'opportunità di sbloccare quelle lotizzazioni che sono bloccate, quindi i proprietari di aree private possono edificare se le sblocchiamo. E noi che cosa abbiamo in cambio come collettività, oltre che riqualifichiamo le aree abbandonate che circondano il paese, stiamo restando che non è una priorità assoluta, ma recuperiamo gli oneri di urbanizzazione, perché se il privato costruisce paga gli oneri di urbanizzazione al comune, quindi ci dà delle risorse, e con queste risorse, che sono delle entrate, come dire, una tantum, e possono essere destinate a finanziare delle spese una tantum, possiamo realizzare
le aree verdi quello che vogliamo realizzare, cioè sono delle opportunità, le due cose, quindi secondo me la prima non esclude, ma non è a danno della seconda, perché con la prima consente al privato di fare quello che ti chiede di voler fare, di sbloccare l'edilizia, di costruirsi casa sua, di sopraelevare, non lo so quello che sarà, in cambio lui ti deve pagare gli oneri di urbanizzazione e con queste risorse si possono realizzare le aree verdi o quello che si riterrà opportuno realizzare. Sicuramente le aree verdi sono una cosa molto utile, anche perché sono, non ce l'ho oggi, mannaggia, c'è una appunto, si possono, così come si possono asfaltare le strade, non si possono con gli oneri di urbanizzazione finanziare spese ripetitive, perché quelle le entrate ce l'hai una volta, invece devi finanziare una spesa che puoi fare una volta stessa. Quale può essere quella di investimento? Noi nel programma abbiamo scritto che adotteremo il protocollo Itaca, che prevede l'attuazione di politiche di bioedilizia, quindi la costruzione di case nel massimo rispetto dei principi della salvaguardia dell'ambiente, ed in cambio di questo però c'è uno sconto sugli oneri di urbanizzazione, non una cassazione, quindi comunque dobbiamo incassare qualcosina, ma se uno realizza una casa nel pieno rispetto dei diciamo nel pieno rispetto dell'ambiente, è giusto che sostenga un onere inferiore. Grazie, tocca a Michele Mastronardo. Sì, prendevo appunti perché effettivamente la domanda è abbastanza complessa e quindi andava sviluppata in maniera dignitosa. Beh, prima di tutto, urbanizzazione, realizzazione di palazzine. Abbiamo necessità, innanzitutto bisognerebbe valutare la necessità del territorio. Quindi fare una relazione domanda-offerta. Se ci dovesse essere necessità, perché no? Ma a quel punto si dovrebbero anche aiutare le giovani coppie a comprarle queste case e non essere schiavi degli affitti, quindi avendo una politica di incentivo e di aiuto per l'acquisto di case, soprattutto per le giovani coppie. Poi, più che costruire, per chi? Queste concessioni edilizie per chi? Per i costruttori, per far lavorare sempre la stessa gente, per far lavorare l'amico che ti ha dato una mano in campagna elettorale, altro mattone, altro cemento. Perché? Perché non si fa una politica di efficientamento energetico, e per efficientamento energetico negli edifici intendo non solo il solito pannello solare, ma anche termico. Quindi l'installazione, benissimo, incentivi per l'installazione di pannelli fotovoltaici, ma anche per chi fa lavori di edilizia e di ristrutturazione di energia termica, quindi materiali coibentanti, avere un edifici a energia positiva, che si producono più energia di quanta ne consumino. Questa è la via che bisogna percorrere, non cementificare tutto a Trigiano e continuare a sperare in un parco qualora dovesse svegliarsi l'amministrazione comunale. Quindi la mia domanda è la mia risposta contiene una domanda, sì, concessioni edilizie, ma per chi? Per i soliti amici? No. È importante avere le case, perché la casa è famiglia e la famiglia genera figli, e una casa, famiglia e figli generano una felicità. Questa deve essere la base di della normale vita di un cittadino. Però è chiaro che bisogna valutare molto bene la domanda e l'offerta per evitare di urbanizzare troppo il territorio e penalizzare le aree verdi. Sono in grossa difficoltà, Francesco, ma sono in grossa difficoltà perché forse non ho capito io la domanda. Perché quando parliamo di piano di recupero urbano, parliamo di un piano urbanistico complesso che non ha nulla a che vedere né con la lottizzazione né con altro tipo di sviluppo urbanistico. È uno strumento complesso, previsto da una normativa nazionale, recepita dalla Regione Puglia, che il Comune di Trigiano ha avuto la capacità di sfruttare. Perché? Beh, il piano di recupero urbano innanzitutto bisogna collocarlo, ed è praticamente quello che oggi stanno realizzando a ridosso della zona 167, praticamente dove ci sono le cooperative, le IACP. Che cosa ha previsto? Innanzitutto ha movimentato 6 milioni di euro di investimenti pubblici, con i quali sono state realizzate e vanno in via di realizzazione la famosa chiesa di San Giuseppe Moscati. Una parte del finanziamento è grazie al piano di recupero urbano. La realizzazione della
dell'area mercatale, che era l'ultima area abbandonata, in fondo la 167 che sta vedendo adesso la realizzazione, è grazie al piano di recupero urbano. Quindi io non mi scandalizzo. Fra l'altro, il piano di recupero urbano, bisogna sapere, che sì, edilizia privata, realizzata da privata, ma che proprio perché è incentivata dai fondi statali, è una edilizia convenzionata. Cioè, in pratica, l'appartamento non costa 2.200 euro al metro quadro, quale oggi sul pari il mercato immobiliare a Trigiano, ma mi dicono, perché non dico, costa 1.250, quindi quale opera meritoria, più del piano di recupero urbano, uno deve, come dire, essere come dire, orgoglioso di aver attivato e realizzato, tenendo presente che quest'opera risale a lontano 1997. Fra l'altro, non è stato intercettato da imprese, amici o amici degli amici, ho finito, perché è stato fatto un regolare bando al quale hanno partecipato tutti coloro che avevano i requisiti per poter partecipare. Quindi, voglio dire, al netto di tutto quello che uno può avere in interpretazione sul fatto di sviluppare ulteriori volumi e quant'altro, proprio il piano di recupero urbano è stata un'opera assolutamente degna di attenzione. Allora, una piccola rettifica, perché di domande ne abbiamo non ancora un'altra, ma altre due, per cui diciamo siamo sintetici. Uno è sulla farmacia comunale, quella che sto per fare, e l'altro invece è sulle infrastrutture, sullo spostamento della linea ferroviaria. Allora, subito di gran carriera, la farmacia comunale, un servizio essendo la farmacia comunale un servizio pubblico anziché una società privata, cosa ne pensate di ampliare il suo servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per evitare che si vada a Bari in orario notturno e al tempo stesso si dia la possibilità di una opportunità di lavoro per coprire i turni suddetti? Tocca a Donatelli. Allora, la farmacia comunale è una cosa abbastanza strana, perché la farmacia comunale è una società partecipata al 51% dal comune di Trigiano, quindi abbiamo una composizione societaria così composta: il 51% è del comune, il 49% è di un privato che ha partecipato ad un bando e ha vinto la possibilità di essere socio del comune stesso. Per mia conoscenza, la farmacia comunale comunque non credo che fatturi qualcosa come 900.000 euro di per vendite di prodotti farmaceutici, e ha un bilancio, diciamo, non felicissimo. Non è in perdita, ma non è neanche in utile forte, quindi ha una situazione sostanzialmente in equilibrio. L'anno scorso ha realizzato un utile ridondante, positivo, ma solo per una operazione di acquisto e di vendita di titoli, in quanto quando fu costituita fu probabilmente sbagliato il budget iniziale, quindi si trova con delle risorse un attimino eccessive, quindi sono state investite su sollecitazione di un assessore qualsiasi queste risorse, e questo ha creato una plusvalenza, pertanto c'è stato un utile positivo e il Comune ha potuto beneficiare di queste risorse. Ma nella gestione caratteristica e ordinaria la farmacia comunale non ha delle risorse eccessive. Cosa voglio dire con questo? Che per strutturare questi servizi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la farmacia comunale ha bisogno, cioè da sola non ce la fa, andrebbe sicuramente in perdita. Quindi se noi andassimo a strutturare questi servizi, perché comunque una società a parte, anche se ha una partecipazione diciamo pubblica, ma vive di luce propria, se andiamo a strutturare questi servizi, la farmacia comunale andrebbe sicuramente in perdita e realizzeremo una di quelle tante società partecipate dalla pubblica amministrazione che chiudono in perdita e che poi creano un problema per il comune, che deve ricapitalizzare e rimetterci dei soldi, un po' come vediamo per tutte le strutture pubbliche che stanno in giro, tipo, non so, quelli, l'AMTAM, l'AMGAS e via discorrendo, adesso non voglio essere
Invece quello che mi piacerebbe fare con la farmacia comunale, per dargli un senso diverso rispetto alle altre farmacie, altrimenti non si intuisce nulla di differente, come in effetti è oggi, è quello di creare un servizio di consegna a domicilio, quantomeno dei farmaci, affinché almeno gli anziani, coloro che non si possono recare presso la farmacia stessa, possano avere questo servizio. Bene, grazie. Tocca a Mastro Marco. Cercherò di essere breve perché soltanto un candidato sindaco suicida in questa sede direbbe no, la farmacia di turno notturno non la facciamo. Quindi è chiaro che bisogna muoversi verso questa necessità del paese, pur valutando ovviamente gli oneri. Antonio giustamente ha svolto il ruolo di assessore al bilancio, conosce bene il bilancio o comunque per un periodo di tempo l'ha avuto sotto mano e quindi ci fidiamo delle sue parole. Se la farmacia non è in grande guadagno, ma neanche in perdita, è sostanzialmente stabile, bisogna vedere. Si potrebbero attivare dei tirocini con l'università per promuovere la collaborazione tra università e comune, e quindi i nuovi neolaureati di farmacia, cominciare a portarli per mano all'interno di una struttura comunale, perché no? Ancora per dare formazione continua. Però è chiaro che è un servizio che dovrebbe essere implementato, ma non soltanto alla farmacia di turno, cioè la farmacia, come dire, comunale. Io penso che Trigiano ha diverse farmacie, si potrebbe anche chiedere il sacrificio di fare un turno notturno, a turno ovviamente, non lo so. È una cosa che si vedrà quando si avranno le carte del bilancio sotto mano e si potrà decidere, perché non... A noi del Movimento 5 Stelle non piace prendere in giro la gente, quindi vedremo quando avremo il bilancio sotto mano, ma ci impegneremo a realizzare questo servizio. Beh, sì, sulla farmacia comunale è un soggetto che bisogna sfruttare sino in fondo, perché può erogare tanti di quei servizi essenziali, specialmente su fasce deboli. Io su questo sono d'accordo con chi mi ha preceduto, nel momento in cui si dice che la farmacia comunale deve, e secondo me deve, erogare il servizio di domiciliazione dei farmaci ai soggetti svantaggiati. Quello è un servizio, secondo me, essenziale. Dopodiché, sull'apertura notturna, anche lì, essendo comunque un servizio pubblico di primaria importanza, io credo che bisogna evitare che il trigianese continui a subire il disagio di recarsi a Bari presso una farmacia notturna, non sapendo e avendo anche delle difficoltà a individuare qual è la farmacia notturna aperta. Lo dico con cognizione di causa, per cui mi è successo, devo dire, se non avessi avuto a casa, che so, il collegamento internet, sarei stato in grossissima difficoltà. E io penso, per esempio, a tutti quei soggetti, agli anziani o a coloro i quali non hanno la fortuna di avere il collegamento internet, come fanno, come farebbero, come fanno per avere delle indicazioni per poter rifornirsi dei farmaci dove fosse necessario in orari notturni. Quindi, essendo questo un servizio secondo me importantissimo, sia per quanto riguarda, ripeto, la domiciliazione dei farmaci ai soggetti svantaggiati o a coloro che vorrebbero la domiciliazione del farmaco, sia per quanto riguarda l'apertura notturna della farmacia comunale, ovvero anche delle altre farmacie, perché bisogna fare in modo che anche le altre farmacie partecipino, perché quindi si crea un momento di uguaglianza del servizio. Questa è una cosa, secondo me, che bisognerebbe sottolineare e fare. Grazie. No. Prima di rispondere a questa domanda vorrei fare un piccolo passo indietro. Voglio far notare che una gara d'appalto non è sinonimo al 100% di trasparenza, perché magari potrebbe essere creata solamente per garantire certi tipi di aziende. Ma andiamo avanti, vedo che la stanchezza inizia a farsi sentire sia per il pubblico che per noi. E quindi
Mastro Orlando ha anticipato alcuni dei punti per quanto riguarda le nostre idee sulla farmacia comunale. Se noi vogliamo attivare un turno notturno, per l'appunto abbiamo bisogno di una turnazione all'interno di questa farmacia comunale. E come si può fare? Semplicemente assumendo altro personale, e questa è l'unica cosa. Ovviamente il tutto si dovrà fare solamente dopo che avremo messo mano ai bilanci, perché io qua potrei promettervi di tutto, ma non vi potrei dare niente. Quindi, come dire, anche l'idea di un servizio a domicilio per gli anziani mi sembra un'idea molto giusta e concreta, però ripeto, concludendo, potremmo darvi delle risposte certe solamente dopo aver preso in mano i bilanci. Grazie, siamo all'ultima notizia e poi se c'è tempo una mia richiesta flash, ma solo se c'è tempo, adesso vediamo una domanda così a metà tra questioni infrastrutture e ambiente. La questione infrastrutturale, che è quella più importante, diciamo, più gravosa, se ritenete opportuno lo spostamento del tratto ferroviario Bari-Lecce sul territorio della vecchia ferrovia, quindi sul territorio più vicino a Trigiano. Questa è la prima parte della domanda. La seconda invece attiene alla questione dell'amianto. La presenza di amianto è segnalata negli immobili comunali, sarebbe in molti immobili, molti edifici del comune. Si chiede se sarebbe possibile gli sconti fiscali sulle imposte locali, naturalmente quelle che dipendono dal comune, sconti fiscali su quelle tasse che gravano su capannoni e sulle abitazioni nel caso in cui si proceda alla bonifica di questo materiale in amianto. Tocca a Mastro Ronaldo. Allora, per quanto riguarda la ferrovia, chiaramente sono trasporti e sono questioni sicuramente di ambito regionale. Chiaramente farebbe, penso, piacere a tutti avere una fermata su una tratta così importante, perché questo significherà avere anche dei treni veloci, perché sappiamo benissimo che la ferrovia, già per chi è pendolare, potrebbe raccontarcene di esperienze. Già i treni ordinari fanno ritardi di 20 minuti perlomeno. È chiaro che ci vorrebbe un potenziamento, ma alla fine le ferrovie sud-est e le ferrovie dello Stato, Trenitalia, fanno il bello e il cattivo tempo, i dirigenti guadagnano un sacco di soldi, però ai cittadini non rimane nulla se non aspettare i treni nella stazione, stazioni che sono tra l'altro anche abbastanza povere anche di panchine, di comfort, di non so, una macchinetta per uno snack, per un caffè, per esempio. È anche oggetto di atti vandalici. Per quanto riguarda, quindi chiaramente ci farebbe piacere un avvicinamento della linea ferroviaria. Per quanto riguarda le bonifiche in amianto, nel punto 4.2J del programma abbiamo gli incentivi per l'autodenuncia e la dismissione di rifiuti pericolosi in genere, tra cui l'amianto. Ma questo si collega alle bonifiche di tutte le discariche presenti sul territorio di Trigiano, che sono numerose, perché nonostante sia presente nel capitolato d'appalto la bonifica delle campagne, la società che ha in gestione l'appalto sui rifiuti si è sempre rifiutata, nonostante le segnalazioni, di rimuovere queste discariche, appellandosi al fatto che quei fondi sono privati, però non sono neanche recintati. Capisco se devi scavalcare il cancello, ma allungare la mano non avrebbe leso la dignità e l'onorabilità di nessuno. Quindi un po' di flessibilità e di rispetto degli appalti che vengono profumatamente pagati dai cittadini sarebbe una cosa, il primo passo verso una collaborazione efficiente ed efficace. Solo per chiarire l'ultima domanda, perché non so se è stata formulata nella maniera corretta. C'è una variante ferroviaria delle ferrovie statali che porta, quindi se la conosce Schiraldi la facciamo. Non è che la conosco, è che ho capito la domanda, quindi non perché non avessi, per carità, non... No, credimi, non è polemica. Allora, la variante ferroviaria proposta dalla Ferrovia dello Stato e quindi in collegamento con la stazione centrale di Bari porta il fascio ferroviario e poi nel futuro anche la strada statale a ridosso di Bari Blu, creando una stazione praticamente di fronte a Bari Blu sulla via di Marina Vecchia. Quindi la domanda era se si pensa opportuno riportare il fascio dei binari lungo l'attuale via, quindi all'imbocco della Lama San Giorgio.
scusami, era questo la conclusione deriva dal fatto che sulla domanda era scritto sulla vecchia ferrovia, si voleva dire sulla vecchia strada. Io mi permettevo di far osservare a Michele, scusami, che era, non si riferiva alla sud-est, ma si riferiva all'altra variante, cioè, puoi anche integrare il tuo pensiero, così io ti dico il mio. Naturalmente sono infrastrutture sovraregionali, anzi strategiche di tipo nazionale, per cui il comune di Trigiano incide, ma incide relativamente sulle decisioni che evidentemente sono già state prese. Ma ciò nonostante, ove ci fosse la possibilità di come dire, far rilevare la inopportunità per quanto riguarda dal punto di vista dell'amministrazione comunale di Trigiano quel tracciato, io credo che tutto questo debba essere fatto, perché io sono d'accordo con Franco, non c'è più bisogno, c'è ancora bisogno di penalizzare il territorio di Trigiano nella, come dire, tra il centro urbano e San Giorgio, perché non ci dobbiamo dimenticare. È un errore portare il passaggio verso l'interno. Esattamente, perché sarebbe, come dire, penalizzato per tre volte. La prima volta perché già abbiamo un fascio di binari dove attualmente c'è è sede della Ferrovie dello Stato, poi c'è la variante della statale 16, e quindi si vorrebbe fare un'ulteriore variante con un impatto importantissimo sia sulla Lama, ma non solamente sulla Lama, ma soprattutto su quel tratto che va da Bari Blu a San Giorgio, un impatto veramente importante. Quindi io credo che se ove ci fosse la possibilità di far rilevare tutto ciò, questo bisogna farlo. Per quanto riguarda invece l'amianto, francamente la domanda è posta male, ritengo, e cerco di interpretarla. Perché a me non risulta, non mi è a conoscenza che ci siano problemi di amianto negli immobili comunali, se ci sono, non credo che sia è quello che stavo dicendo, infatti, non mi risulta, bensì sul territorio sicuramente sì, ma a questo proposito, al di là di quello che può fare l'amministrazione comunale incentivando, io voglio portare a conoscenza che non più tardi di 10 giorni fa, se si ha se si vuole andare sul sito della Regione Puglia, si troverà un provvedimento con il quale la Regione Puglia finanzia ancora la possibilità di bonificare quelle strutture che, ove c'è la presenza dell'amianto, che quindi sono da bonificare. Un'altra particolarità volevo sottolineare, non è che qualcuno si rifiuta di prendere il pezzettino dell'amianto, e portarlo in discarica, è che è vietato, perché per poter prendere il pezzettino dell'amianto ci deve essere una ditta specializzata, non solo specializzata, ma soprattutto autorizzata, perché laddove la ditta Lombardi, visto che si è richiamata la ditta che gestisce il servizio, dovesse fare un'operazione vietata, sarebbe passibile di denuncia alla Procura della Repubblica, perché sono provvedimenti penali. Allora, volevo chiaramente posta così la domanda a tutto un altro senso, perché io avevo capito che privilegiasse l'interconnessione di Trigiano con una linea veloce, invece no. Chiaramente bisognerà valutare il progetto e prendere una decisione sulle carte. Io qui per le discariche mi riferivo al materiale ordinario, bonifica, non soltanto incentivi per l'amianto, incentivi per l'emozione di amianto, e dicevo che la società dei rifiuti non rimuove i rifiuti ordinari, non l'amianto, per cui sappiamo che c'è un protocollo, per cui il Comune qualche tempo fa ha anche dato incentivi, quindi lo riconosciamo. Campo basso. Allora, per rispondervi alla questione della ferrovia, vi faccio notare una cosa. Questo piano è un piano puramente ipotetico, quindi io vi potrei dare una qualsiasi risposta. Vi posso dire una cosa però, certamente. Quando il piano... No, adesso siamo...
nella chiusura e non ce la facciamo ad aprire la discussione adesso, dai, calmi. Allora facciamo così, quando questo piano verrà eseguito, il ruolo dell'amministrazione Trigianis sarà quello di interpellare la cittadinanza e chiedere a loro direttamente, perché ricordo, influisce sul territorio, il territorio è di chi lo vive, non di chi lo amministra, se no faremo la stessa fine del CCR, quindi vi dico solo questo. Per quanto riguarda la questione della presenza di amianto sul territorio comunale, mi sembra giusto che vengano incentivati da un punto di vista economico lo smaltimento e il trattamento di questo rifiuto speciale, ma più che altro si dovrebbe educare la popolazione a tutelarsi e autotutelarsi da un punto di vista della salute, perché se si ha dell'amianto in casa è un pericolo per chi vive in quella casa, ma soprattutto per chi purtroppo vive nei dintorni. Sulla questione della ferrovia chiaramente do una posizione assolutamente personale, svincolata dalla conoscenza del progetto, del tracciato eccetera eccetera. Se questa ferrovia deve fare danni all'ambiente, quindi deve bruciare ancora una volta suolo agricolo, alberi e discorrendo, io sono assolutamente contrario, quindi se qui si tratta di esprimere un parere, ritengo che sia un parere, sostanzialmente un parere personale, insomma, anche perché è un fatto fortemente tecnico. Il mio parere è negativo se si tratta di dover comunque fare ulteriori danni all'ambiente, che già poi andremo a tagliare tutta quella zona, non mi sembra veramente una cosa bella. Non so se qua si parla di un tracciato della vecchia ferrovia, se poi si tratta di ripassare su dei binari, ma non credo sia così, insomma, sicuramente ci sarà qualche altra cosa da fare e questo sarà fortemente negativo per il territorio e per l'ambiente. Dobbiamo invece ragionare completamente al contrario, qui dobbiamo soprattutto valorizzare l'esistente. Per quanto riguarda le detrazioni fiscali finalizzate alla bonifica degli immobili caratterizzati dall'amianto, non sono d'accordo. Non sono d'accordo perché le detrazioni fiscali pesano sul bilancio comunale, il quale bilancio comunale, per definizione, deve chiudersi in pareggio. Quindi se noi andiamo a dare delle detrazioni fiscali per questa questione, dobbiamo andare a tassare diversamente i cittadini per altre cose, quindi dobbiamo aumentare la TASI, che non c'è più, dobbiamo aumentare l'IMU o qualche altra cosa, l'addizionale comunale via discorrendo. Invece sull'amianto ci sono sempre in maniera continua e costante i finanziamenti finalizzati a bonificare i siti. Ne abbiamo nel comune di Trigiano usufruito già più di una volta abbiamo tolto le canne fumarie, tanti cittadini hanno fatto domande e hanno avuto questi contributi, un'altra volta quel plesso dove abbiamo proposto di valutare di trasferire il centro comunale di raccolta dei rifiuti, quel plesso era pieno di amianto e con un finanziamento regionale è stato completamente bonificato. Pertanto la mia idea è quella di seguire in maniera molto, molto, con molta attenzione tutti i finanziamenti che ci sono, perché finanziamenti finalizzati alla bonifica dei plessi caratterizzati dalla presenza di amianto ce ne sono sempre in maniera costante. È una questione molto monitorata a livello regionale e nazionale. Bene, grazie Antonio. Noi abbiamo esaurito le nostre 10 domande. Siamo stati perfettamente nei tempi, se è consentito, giusto per, come si dice, lasciarci con la bocca buona, perché abbiamo parlato di tante cose anche complesse, un po' complicate e anche pesanti. Volevo fare una domanda, però a questo punto non i 3 minuti, ma un minuto e mezzo, ecco, veramente tempi televisivi a tutti i nostri ospiti. Partiamo da Adolfo, a cui tocca adesso la parola, Adolfo Schiraldi. Voglio chiedere a ciascun sindaco. Ci sono tante cose da fare, ci sono tante cose da guardare assieme, tante cose da condurre assieme, perché l'amministrazione di un comune non è a compartimenti stagni. Ecco, ma ove ti sedessi sulla poltrona di sindaco, da dove vorresti cominciare? Qual è la cosa che ti appassiona di più? La prima cosa a cui penseresti? Vai, un minuto. Se parliamo della passione è una cosa, se parliamo della prima cosa, quindi parlo della passione. La mia passione sarebbe quella di recuperare i terreni abbandonati, come ho già avuto modo di dire nei miei precedenti interventti, perché ritengo che sia essenziale ridare una dignità a Trigiano, un'anima a Trigiano, ma questo non è solamente dare una dignità, ma significa fare un'operazione di recupero ambientale, significa fare un'operazione economica, significa dare la possibilità a tanti giovani di creare occasioni di lavoro. Io credo che quella è la mia
prima, come dire, il mio primo obiettivo e la mia passione sul quale io sicuramente mi spenderò nei primi giorni dell'eventuale delle mie elezioni. Va bene, grazie. Campobasso. Un minuto e mezzo massimo anche per te. Sì, ok. Allora, però per prima cosa, magari quello che mi ha, quel signore che mi ha detto che il piano sulla ferrovia non è un'ipotesi, magari poteva non scappare e continuare a spiegare le sue ragioni. Comunque, che cosa ho intenzione... Ok, va bene. Quindi, che cosa ho intenzione di fare? Beh, sicuramente, come prima cosa, ridare una vita culturale a Trigiano, perché se ridiamo una vita culturale a Trigiano, Trigiano acquista, come dire, notorietà. E quindi riusciremo ad attirare risorse, probabili nuovi cittadini, e quindi è quello. Dobbiamo semplicemente pubblicizzare quella che è Trigiano, per renderlo un posto migliore. Grazie. Antonio Donatelli, la prima cosa nei primi 100 giorni. Questa è sempre una domanda difficile. Allora, la prima cosa che mi piacerebbe fare immediatamente è dare... lo dico in una sintesi, aprire le porte del comune, cioè dare la sensazione ai cittadini di poter andare al loro comune come fosse casa loro, come in effetti è il comune casa nostra, si chiama casa comunale, quindi i cittadini devono avere la sensazione di andare al comune perché è un loro diritto. Ci devono essere gli orari di ricevimento del sindaco e degli assessori. I cittadini non devono, se devono andare al comune, non devono porsi la domanda chi conoscono, devono avere un orario durante il quale potersi recare dal sindaco, dagli assessori, a seconda delle problematiche che hanno, perché le problematiche che i cittadini hanno da portare in evidenza all'amministrazione sono le problematiche del comune, i suggerimenti servono per, e i confronti servono per risolvere i problemi della città. Qualcosa velocissimo ancora, secondo me bisogna immediatamente rifare le rotonde, sono cose banali ma ridanno la visibilità positiva al nostro paese, perché quando arrivi a Trigiano vedi le rotonde più brutte di tutta la provincia, quindi bisogna rifare le rotonde e dare un'immagine, non solo le rotonde, un po' tutto, l'immagine positiva del nostro paese. E poi l'ultima cosa, acquistare immediatamente le case dell'acqua, che sono una delle poche cose che effettivamente consentono di non produrre rifiuti, oltre ad erogare acqua a 5 centesimi al litro ai cittadini, consentono di non produrre rifiuti, perché uno va lì, riempie la tanica e se ne torna a casa senza produrre nemmeno la plastica. Grazie. Michele Mastro Ronaldo. Chiaramente... Innanzitutto si può dire di tutto in questi 100 giorni, faremo qualsiasi cosa, invece no. Poi le grandi coalizioni specialmente hanno un grande problema, quello di dover piazzare gli assessori tra i primi dei non eletti, a destra e a sinistra, a vedere un po' chi accontentare, chi ha tirato più voti, quindi 100 giorni li passano così. E invece il primo impegno per la cittadinanza, io l'ho già dichiarato, è quello del taglio dello stipendio del 50%, sia per il sindaco che per gli assessori, che costituiranno un fondo per la scuola e per il sociale. Sono pochi euro, ma serviranno magari per dare una tinteggiata ai muri che viene data dai genitori, per portare la carta igienica nelle scuole, il sapone, tutti i servizi essenziali che dovrebbero esserci all'interno della scuola e che non ci sono. Poi in 100 giorni chiaramente ci si siede e si fa una programmazione, ma prima di tutto dare l'esempio di politica pulita, trasparente e partecipata. Trasparente perché apertura dei bilanci e di tutti i documenti che devono essere consultabili gratuitamente, partecipata perché dobbiamo richiamare i cittadini a partecipare alla cosa pubblica, quindi anche con le loro proposte e raccolta firme, ed efficienza. Taglio degli sprechi, taglio degli stipendi, taglio di tutto il superfluo per restituire a Trigiano Palazzo Pontecchio. Bene, grazie. Un applauso possiamo fare adesso a tutti e quattro i nostri candidati sindaci. Io vi ringrazio uno per uno. Claudio Campobasso, Antonio Donatelli, Michele Mastro Ronaldo e Adolfo Schiraldi. Li ringrazio tutti. Io, se posso dire, non voto a Trigiano, questo è risaputo, ma se votassi a Trigiano mi sentirei in buone mani per ciascuno di questi nostri candidati sindaci che sono venuti qui ad illustrarci le loro idee. Io mi auguro che tutti e quattro, a qualsiasi titolo, possano stare in consiglio comunale. Uno di questi sarà sindaco, gli altri me li auguro di vederli come consiglieri comunali. Grazie a tutti e buona serata.